giorno potrò raccontarti cosa abbiamo vissuto. Un giorno potrò raccontarti di tutto ciò che ho visto. Un giorno potrò raccontarti di cosa mi hanno raccontato. Ora devo fermarmi e accettare questi giorni. Vivere queste mura, vivere senza paura, vivere rispettando, vivere sorridendo, vivere sognando, vivere soffrendo. Domani sembra lontano e tu stammi vicino. Un giorno potrò dirti è stato solo un sogno, anche se tanti amici non li rivedrò più. Non sono numeri, ma padri, madri, nonni e zii. L'ultimo respiro e pochissimi addii. Un giorno all'improvviso qualcuno ha detto stop. Oggi io ti ascolto, domani ti giudicherò. Vivere queste mura, vivere senza paura, vivere rispettando, vivere sorridendo, vivere sognando, vivere soffrendo. Domani sembra lontano e tu stammi vicino. Domani sembra lontano, ma guarda l'arcobaleno. Un cordiale buonasera e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di A Tu per Tu Con. Questa sera grande tema, grande emergenza, Covid-19. Abbiamo ascoltato poc'anzi Un giorno potrò raccontarti di Andrea Salvatori, un cantautore cantautore. Dunque Andrea, che cosa ci puoi dire di questa tua canzone innanzitutto? Allora, buonasera a tutti, ciao Alessandro e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di A Tu per Tu. Allora, questa canzone è stata scritta nel lontano marzo 2020, quando speravamo tutti che fosse soltanto una canzone che potesse essere un ricordo di una fotografia. Invece, purtroppo, oggi, a novembre, stiamo rivivendo la stessa situazione. Non so se
meglio o peggio di quello dell'inizio di marzo, quando a un certo punto tutti quanti siamo stati rinchiusi dentro le nostre mura. E io, dopo aver disegnato insieme a mia figlia, che la sento girare dietro di me, dopo aver disegnato il famoso arcobaleno su un lenzuolo che dovevamo stendere sui nostri balconi con la speranza andrà tutto bene, io scrissi rispetto. Rispetto perché stavamo perdendo troppe persone e per la televisione erano numeri. E invece, come scrivo nel brano, non sono numeri, ma padri, madri, nonni e zii. Quindi rispetto per tutte le persone che ci hanno lasciato. Ed è una canzone semplice, è una fotografia di quello che abbiamo vissuto tutti a livello nazionale. Stiamo rivivendo oggi nella stessa medesima situazione. E l'ho dedicata a questa bimba che mi gira alle spalle, perché tra tantissimi anni dovrà pensare che lei ha vissuto questa tristezza insieme a tutti gli altri ragazzi, a tutti gli altri bambini. Lei ha 4 anni e mezzo, ma purtroppo è stata costretta a vivere dentro le mura, no casa. No, no scuola, non interazione con i bambini, non giochi nelle ville, nessun parco giochi, niente di niente. Questo è un giorno potrò raccontarti. Tu, Andrea, invece che idea ti sei fatto di questo Covid-19, di questa grande emergenza, di questa pandemia, diciamo? Guarda, esiste questa pandemia, esiste. Però mi sono fatto, sono un po' stanco di sentire quello che iniziano a dirci queste persone che stanno dietro questa TV. Perché la malattia c'è, questo virus c'è, però io penso che stiano un po' esagerando e stanno mettendo veramente in difficoltà, in seria difficoltà, tantissime persone nel mondo dello spettacolo in primis, i ristoratori, i bar, tutti ci stanno mettendo veramente, volevano una terza guerra mondiale, forse ce la stanno facendo vivere cadendo in miseria. Secondo questa è brutta come cosa, ma ormai non ce la facciamo più, siamo esasperati tutti. Grazie Andrea per questo tuo importante contributo e anche per averci fatto conoscere questa tua bellissima canzone, ispirata appunto all'emergenza Covid. Grazie a voi Alessandro, buona serata e vi seguo durante la trasmissione. Ciao, arrivederci. Grazie ancora Andrea. Ciao, ciao. Ora i dati parlano di lieve calo dei ricoveri oggi, domenica 8 novembre. E andiamo a sentire appunto il servizio di Rai tra, TGR, del TGR Veneto. Rallenta la pressione ospedaliera nelle ultime 24 ore in Veneto, stando al bollettino quotidiano dell'azienda Zero. 57 i nuovi ricoverati nei reparti non critici, in totale sono 1.467. 7 invece i nuovi pazienti nelle terapie intensive, complessivamente su scala regionale sono ora 193. Dalle 8 di ieri mattina sono stati scoperti altri 3.362 nuovi positivi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 79.200. 69, gli attuali malati sono 50.970, 3.313 in più. In isolamento vi sono 16.558 persone, di queste 9.095 positive al Covid. Altri 59 dimessi nelle ultime ore, complessivamente 5.164, e altri 43 negativizzati. Infine il dato dei decessi tra ospedali e case di riposo, 6 nelle ultime 24 ore, che porta il totale a 2.574. E questi erano gli ultimi dati del TGR, servizio del collega Luca Ginetto. Andiamo ora a presentare un attimo i nostri ospiti che saranno qui con noi questa sera,
ovvero Francesca Pizziolo, assessore allo sport e alla comunicazione politica e giovanili del comune di Trebaseleghe, poi Giulia Busatto, consigliere del comune di Altavilla. Adesso la provo un attimo, che... eccola qui. Poi Andrea Bertocco, laureato in economia e studente di finanza quantitativa a Torino, eccolo qui. Poi abbiamo anche, sì, Marco Cecchin. Marco Cecchin, consulente ambientale e RSGQ, Edoardo Piovan, giovane bassanese, e Daniele Parati, giovane di Arezzo in Toscana. Adesso ve li metto tutti, non preoccupatevi. Allora, ok, Marco. E Daniele. Ok. Allora. Allora, a quanto pare Ale l'abbiamo perso e non arriva. E niente, praticamente è il bello della diretta. Allora, più o meno Alessandro prima della diretta ci ha detto quelle che sono un po' le domande che vuole fare. Il tema di oggi è giovani e Covid-19. Aspettando che rientri, noi gliel'abbiamo scritto nella chat privata, vediamo cosa succede. Direi che una domanda che possiamo fare un po' in generale è, e poi facciamo rispondere tutti, è quella che ci ha anticipato un po', ovvero come si stanno rapportando ora i giovani con quello che è il Covid-19, con la situazione che c'è nella regione Veneto, con la situazione che c'è. Eccolo qui, Ale, bentornato tra noi. Scusate, ma c'è stato un piccolo blackout tecnico, niente Allora, paura, dai. innanzitutto ti chiederò la parcella. Sono 1 minuto e 30 secondi. Va bene, Ok. grazie Marco. Dunque, allora, ai nostri ospiti volevo chiedere come analizzano i giovani la situazione attuale del Covid-19 in Veneto e soprattutto anche per quelli fuori regione, anche nelle altre regioni di appartenenza. Andiamo con Francesca Pizziolo prima, dai. Beh, io sapevo che mi chiamavi per prima. Allora, intanto ciao a tutti e grazie Alessandro per l'invito a questa serata. Allora, che dire, purtroppo è una grande emergenza e non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. I contagi aumentano giorno per giorno e noi, anche come amministratori, ci troviamo davanti a dover fare delle scelte, a dover cercare di anche tranquillizzare i cittadini che cercano delle risposte. Io purtroppo in prima persona sto provando cosa vuol dire questo virus, anche se non con sintomi gravi, però comunque in isolamento e con perdita a gusto, olfatto, febbre, raffreddore.
E quindi insomma bisogna stare attenti e anche soprattutto i giovani in questo periodo devono capire che è importante prevenire, mascherina, no feste private, no festini, e solo in questo modo si può uscirne. Grazie al Veneto abbiamo una sanità che è una delle migliori in Italia, per fortuna siamo una delle poche regioni che è riuscita ad aumentare le terapie intensive, quindi con Luca Zaia possiamo stare tranquilli, però neanche tanto, perché come avete visto i contagi salgono, e quindi massima allerta. Grazie Francesca, andiamo a sentire ora un altro ospite, sempre con la prima domanda, e andiamo a sentire Giulia Busato. A te la parola, Giulia. Sì, salve, buonasera, ciao a tutti. E grazie innanzitutto dell'invito a questa serata, sicuramente un tema molto scottante e comunque molto sentito, no? Come ha detto Francesca, è sicuramente un'emergenza da non sottovalutare. Anch'io come amministratrice, anche se di opposizione, comunque siamo in prima linea a cercare di dare risposte ai cittadini e confortarli per tutto quello che si sta creando, no? Anche per la situazione di tensione sociale che ne consegue. E i giovani come stanno provando queste situazioni? Io credo che in un primo momento, a marzo, aprile, i giovani fossero più responsabili, ok? Quindi penso che abbiano dimostrato gran senso di responsabilità e di adattamento. Probabilmente in questa seconda ondata la stanno un po' lasciando andare tutta questa responsabilità che si erano creati. È sicuramente una cosa da non lasciar passare e da non prendere sotto gamba, perché come è stato detto e come abbiamo visto i contagi aumentano ogni giorno. Quindi ecco, questo è quello che mi sento di dire, e sperare anche appunto che ci sia più responsabilità tra noi giovani, ecco. E andiamo a sentire ora come la pensa il nostro Andrea Bertocco, altro ospite della puntata. Prego Andrea. Buonasera a tutti, grazie Ale. Come analizziamo? La situazione è critica, quindi la vediamo. Io tra l'altro sto in Piemonte perché studio all'Università di Torino, quindi la situazione qui è ben più pesante, gli ospedali sono tutti pieni nella città di Torino e c'è difficoltà, c'è tensione, noi infatti siamo anche in zona rossa. Arrivo tra l'altro anch'io da una quarantena, per fortuna poi sono risultato negativo al tampone, per cui nessun problema, però comunque la situazione è abbastanza delicata e purtroppo probabilmente si andrà verso un peggioramento, stiamo già sentendo in queste ore di nuove misure o comunque del cambio colore, chiamiamolo così, per molte regioni. Purtroppo, magari poi nel fare le altre domande, comunque nel confrontarci, ci sono stati degli errori e ci sono tanti fattori che hanno contribuito a far sì che dalla convivenza, che poteva essere una convivenza con il Covid comunque sopportabile, si sta arrivando a una convivenza forzata e che porta a tensione sociale, come stiamo vedendo ora. Sì, andiamo a vedere ora cosa ne pensa Daniele Parati. Andiamo da Daniele, dai. Buonasera Daniele. Ciao a tutti, buonasera. Io sto in Toscana, quindi tanto per fare un affresco un po' più vasto, qui la situazione è più o meno a metà, per ora il colore è arancione, però io studio a Siena e qui ad esempio la situazione è un pochino più contenuta, però ad esempio in Arezzo, e lì devo dire che comunque abbiamo avuto e abbiamo ora un notevole aumento dei casi. Ci sono ricoverati da molto tempo all'ospedale di Arezzo tanti casi di Covid-19, e quindi purtroppo effettivamente è una convivenza difficile. Speravo che personalmente, almeno nella seconda ondata, saremmo riusciti ad adottare misure
un po' meno pesanti e ad avere quindi una convivenza più meno problematica, però purtroppo sembra che dobbiamo resistere ancora e purtroppo ritornare a quello che è stato il lockdown per quanto riguarda poi le misure che sono in atto, che in gran parte lo ricordano. Ok, grazie da Daniele. Andiamo ora da Edoardo Piovan per vedere come commenta lui questa situazione attuale del Covid-19. E nessuno sperava ci fosse, ma che tutti temevano, quindi è anche stato un po' frustrante, secondo me, per certa gente ritornare a dover fare il lockdown come prima. Io tra l'altro sono a Milano, quindi è un posto che ho il fulcro, quello dove ci sono più contagi di Covid. Come la vedono i ragazzi? Io che comunque parlo tanto con i ragazzi, alcuni la prendevano veramente molto superficiale, in maniera molto superficiale, perché ho sentito di gente che andava a lavorare nonostante avesse avuto contatti con gente positiva, altri che invece erano un po' più intimoriti e avevano più cura delle regole, di quello che c'era da fare, insomma, cioè di indossare la mascherina e di mantenere le distanze. Questo in sostanza, non aggiungerei altro. Andiamo a sentire ora che cosa ne pensa in merito a questa sua analisi della situazione del Covid-19 in Veneto oppure nella sua terra, Marco Cecchin. Sì, allora, come ben detto Ale, io sono veneto, però attualmente lavoro e abito in Lombardia, quindi diciamo una di quelle che sono le regioni più colpite e che in questo periodo sta facendo una valanga di tamponi. Veramente Ale, non posso che descrivere che negli ambulatori siamo proprio un ammasso di persone che purtroppo, devo dire la verità, non sempre rispettano il distanziamento, ma fortunatamente la maggior parte delle mascherine che girano in circolazione qui è ben FFP2, se non FFP3, proprio perché la situazione qui è a livelli abbastanza anomali rispetto a quelli che sono i numeri comunque delle altre regioni. Oggi abbiamo qui riuniti un po' tutte le regioni del nord, dal Piemonte al Veneto alla Lombardia, poi abbiamo parlato Daniele con la Toscana e abbiamo quelle che sono tutte e tre le zone gialla, arancione e rossa. Noi ora stiamo vivendo quella che è la zona rossa. Ti dico la verità che è un lockdown un po' più light rispetto al solito, perché comunque devo dirti la verità che la gente si muove con autocertificazione e per motivi di lavoro. La gente ha tutta la mascherina, purtroppo però ne vedo tanta che la utilizza male o che proprio se la tiene sotto al mento. E questo dispiace. È da dire che però da un punto di vista dei giovani devo dire che è cambiato molto quello che è l'approccio al Covid, ovvero si sta capendo quello che nella prima ondata non si è capito. C'è sempre qualcuno che fa finta di niente, però chissà che una volta e la seconda si capisce, perché la terza sarebbe un po' brutta arrivarci, ecco. Questo è quanto. Ok. Altra domanda per voi, pensavi già a suo tempo che saremmo ricaduti in questa situazione di emergenza o speravi che non ci fosse? Andiamo con Francesca, no, stavolta con Giulia Busato, dai. Giulia? Un attimo che... Ecco la nostra Giulia. Eccomi, sentite. Temevamo di averti perso, ma invece sei fortunatamente qui con noi, dai. No, dicevo, sicuramente in parte ci possiamo dire che ce l'aspettavamo, no, non la speravamo, ma ce la potevamo aspettare visto la situazione, anche come è andata un pochino l'estate. Io spero onestamente che non sia così grave
come ce la vogliono far credere, perché veramente i media credo che stiano creando una psicosi su tutto ciò e stiano facendo anche un po' di terrorismo psicologico. Sicuro, ripeto, non bisogna prenderla sotto gamba, però la seconda ondata era da aspettarsela. Sicuramente il governo, qui poi si aprirà un altro discorso, e poteva gestirla meglio, ma adesso la palla è passata a noi. Grazie Giulia. Andiamo con Francesca Pizziolo. Prego a te, Francesca, la parola. Beh, come ha detto Giulia, sì, diciamo che c'era da aspettarselo. L'avevano già detto durante la prima ondata che probabilmente con l'arrivo del freddo ci sarebbe stata questa seconda ondata. Sinceramente non pensavo ancora così forte da creare ancora dei lockdown, anche se solo limitati. Poi c'è anche da dire che non è finita qui, quindi adesso siamo gialli noi, speriamo bene, però i numeri crescono, si sentono sempre degli incontri tra governo e regioni per valutare un attimo la situazione. Io purtroppo mi aspetto che per qualche regione, magari non la nostra, ma qualche altra regione, sicuramente si aggraverà la situazione. E diciamo che anche dovuto un po' a come ci siamo comportati quest'estate, che è stato reso tutto libero, tutto molto più blando, e quindi diciamo che la gente ha ricominciato a vivere come giusto che sia, però senza stare attenti, senza la mascherina. E i luoghi balneari di Jesolo erano veramente popolati, e quindi l'estate ci ha portato a questo inverno ancora in piena emergenza. Grazie Francesca, andiamo ora a vedere cosa ne pensa invece Edoardo. Marco Cicchin, sì, dai. Ok, allora Ale, per quanto riguarda zona gialla, arancione e rossa, devo dire la verità che è uno di quei metodi che fa parte dei tre metodi principali per effettuare una di quelle che sono repressioni della pandemia. L'Italia ha utilizzato uno di questi tre metodi. Il primo era praticamente l'immunità di gregge, quindi lasci che tutti si muovano normalmente, però le perdite umane, di vite umane, sono enormi. Il secondo invece è quello di chiudere tutto quanto, che è un po' quello che viene fatto in Cina, cioè hanno chiuso per 2 mesi completi e con tanto di controlli quello che era tutta la vita normale. Però effettivamente 2 mesi di lockdown forte su tutto il territorio comporterebbe quello che è il discorso economico disastroso, però è stato fatto così. Il terzo invece è quello lì di bloccare quelle che sono le persone che sono infette, che è un po' quello che si sta cercando di fare in Italia, in modo tale che la perdita di vite umane ovviamente è molto inferiore rispetto al primo caso. Chi poi supererà questa malattia, questa epidemia, risulterà immune, ok, e quindi non andrà a far ricircolare questo Covid alle altre persone. L'Italia ha scelto questa seconda opzione. Purtroppo devo dire la verità che è l'opzione che richiede molta più attenzione, perché poi ne ribasta soltanto uno e riparte tutto il ciclo. Quindi è vero, il governo non l'ha gestita bene, però è anche vero che tante persone al posto del governo non l'avrebbero gestita neanche meglio, ok? Certo, si può sempre fare meglio, si può sempre fare peggio, però questa è una situazione che nessuno al mondo, penso, abbia mai avuto a pensare, e quindi io spero vivamente che la situazione piano piano, e abbiamo bisogno di tempo, perché di tempo non è la seconda ondata con il quale il Covid finirà, abbiamo bisogno di tempo per far vedere che effettivamente qualcosa è servito. Grazie Marco. Andiamo ora a vedere che cosa ne pensa in merito Edoardo. Beh, come ho già accennato prima, è un evento che secondo me tutti temevano, ma tutti se l'aspettavano. Questa ondata di nuovi casi, soprattutto, come mi ricollego anche a quello che hanno già detto gli altri ragazzi, con tutti quelli che andavano in spiaggia, ma secondo me anche perché abituati a fare così, alla fine sole e mare, si comincia ad andare a prendere il sole, andare a fare il bagno al mare. Diciamo che anche questo, che non ha frenato nessuno, nonostante il rischio di una ricaduta, ha
far finta che questo virus non ci fosse stato più. La situazione è comunque continuata con questa tendenza fino a dover avere anche l'obbligo, forse da un certo punto di vista è stato un obbligo, non si sa, di un secondo lockdown. Adesso sicuramente ci saranno comunque persone che si trovano, comunque ci sarà gente che non rispetta le regole. Forse questa in questo secondo momento la gente starà un po' più attenta. Questa è sempre la speranza, ovviamente. Grazie Edoardo. Andrea Bartocco? Allora, io diciamo che speravo, no, appunto, che ci fosse tutta una serie di azioni intraprese da tutte le istituzioni, per parlare solo di governo, secondo me è riduttivo. Sono tutte le istituzioni, a partire dall'associazione dei medici di base, dal sindacato dei medici di base che si oppone per tutelare il medico di base, alla regione, al comune, tutte le istituzioni coinvolte, perché qui non bisogna guardare il colore politico, ma va guardata l'istituzione che troppo spesso ha lavorato in modo sufficiente, cioè giusto quello che bisogna fare, poi non si cerca di fare un po' di più per contrastare la seconda ondata, anche perché era scritta nera su bianco la seconda ondata, quindi quello che si può dire, mi ricollegherei a quello che ha detto prima Marco Cecchin, è appunto questo: noi abbiamo scelto un metodo che è quello che necessita di più attenzione dal punto di vista dei fattori che vanno implementati per convivere con il Covid e non avere tutto questo disagio sociale e disagio economico in prospettiva. Ed era un po' quello, un misto tra quello che si sta adottando in tutta Europa, dove si vede una situazione molto simile alla nostra, seppur con delle differenze, e quello che è stato adottato invece in Australia o in Corea del Sud. Dunque un numero di tamponi non tanto elevato in generale, ma un numero di tamponi molto elevato per ogni positivo, dunque un isolamento di tutto il tracciamento che viene fatto su un singolo positivo che è veramente efficace. Da questo punto di vista però dobbiamo anche chiederci, ma se effettivamente ci fosse stato un tracciamento così pesante di tutti i contagiati o di tutti i contatti che aveva un singolo positivo, veramente non saremmo arrivati a questa situazione, perché comunque i dati dicono che ci sono molte persone che evadono la quarantena o l'isolamento nel momento in cui hanno dei sintomi lievi o non hanno sintomi, e questo comporta far circolare il virus. Quindi comunque purtroppo la situazione forse era quasi ed è quasi inevitabile, e si può solo frenare e non, diciamo, arrivare al punto di una convivenza che non comporta dei disagi economici e quindi dei lockdown sostanzialmente, come stiamo vedendo ora. Grazie Andrea. Perché pensi che sia avuta una seconda ondata di contagi? Andiamo con Francesca Pizziolo. Sì, beh, in parte l'avevo già detto nella risposta precedente, nel senso che probabilmente quest'estate siamo stati tutti fin troppo liberi, pensando che fosse passato tutto e che non ritornasse più la seconda ondata, e indubbiamente anch'io sono andata in spiaggia, anch'io sono andata in vacanza e ho visto dei comportamenti veramente, veramente sbagliati. Poi ovviamente, come avevo già detto prima, era già stata prevista col freddo, col diciamo il periodo delle influenze, perché questo è il periodo delle influenze, anche se dicono che non ci sia ancora il picco, e quindi indubbiamente l'estate ha molto 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 aiutato questa seconda ondata. Sì, grazie Francesca. Visto che la maggior parte di voi hanno risposto già in precedenza a questa domanda, andiamo avanti con le altre domande, visto che ce ne sono tante. Come vedete la situazione della divisione dello stivale in fasce gialle, rosse e arancioni in base ai contagi del virus? Andiamo con Giulia Busatto. Un attimo, Giulia. Ecco qua, Giulia. Qualche piccolo problema tecnico, niente. Ora cercheremo di risolverlo. Andiamo con Andrea Bert... No, niente.
Se vuoi vado io intanto che sistemi. Va bene, Giulia, va bene, Francesca. Ok. Allora, secondo me non è sbagliato differenziare per regione, perché comunque tutti hanno avuto gravissimi danni economici, tutte le regioni, con la prima ondata, col primo lockdown. Quindi anche le regioni che non erano coinvolte, tipo le regioni del sud nella prima ondata, avevano pochissimi contagi e quindi si è causata una problematica economica chiudendo tutto quanto, anche se non era così grave al meridione. Questa volta invece fortunatamente è stato chiuso per gravità. Infatti regioni come la Basilicata, per esempio, che hanno pochi contagi, non è che potevi chiuderle di nuovo. E certo che bisognava un attimo, secondo me, rivedere quali regioni mettere in zona rossa, perché per esempio la Campania, fino al giorno prima dicevano che gli ospedali erano sotto pressione, che non ce la facevano più, che dovevano assolutamente chiudere, e poi si sono ritrovati in zona gialla. Quindi bisogna anche un po' capire, sì, ok, ci sono c'è l'indice RT, ci sono i vari 20 criteri da vedere, però in ogni caso anche De Luca si è lamentato, quindi bisognerebbe un attimo rivedere, ecco, i vari colori delle regioni. Andiamo con Edoardo invece. Prego, Edoardo. Edoardo, eccolo qua. Okay. Diciamo che la divisione, secondo me, è stata sicuramente una cosa un po' intelligente, perché comunque se c'erano certi posti che avevano anche bisogno di avere un lockdown totale, almeno secondo chi ha deciso questo, altri magari potevano anche uscire, dato che è zona gialla. Allora, a quanto pare ci sono stati meno contagi, l'hanno gestita in maniera un po' diversa, la gente un po' più libera, che alla fine sono sempre quel po' di tempo, io poi che sono in zona rossa, che non posso neanche uscire, lo sento un po' di più, quel po' di tempo che si riesce anche ad uscire, anche a farsi quella passeggiata, almeno quello sicuramente farà bene un po' per la salute morale, soprattutto. Sì. Andiamo con un'altra domanda per te intanto. Edoardo, pensi che le disposizioni date siano sufficienti a contenere un'altra ondata di contagio, oppure è già troppo tardi? Cioè, un'altra ondata di contagio già ci siamo dentro, più che altro prevenire, se ci siamo, vediamo di bloccarla perlomeno. Potrebbe, non, onestamente non sono uno che ha mai pensato a come potrebbe fare lo Stato per ovviare al problema in maniera migliore. Potrebbe essere una valida idea anche quella comunque di dare un'autogestione comunque un po' anche alla regione. Dico questo. Ale, vado io? Sì, Marco. Anche, io? Funziona. Ah, ci sei, Giulia, vai. Funziona, no, adesso sono riuscita a prendere, perché prima si era bloccata. Problema tecnico. No, allora, torniamo al discorso della divisione, no? In regioni. Io l'ho trovata anche una cosa giusta, nel senso, è giusto non generalizzare come è stato fatto nel primo lockdown, e quindi circoscrivere in base al numero di contagi che ogni regione ha, perché effettivamente non avrebbe avuto senso chiudere una regione che aveva un bassissimo numero di contagi, quindi questa io la trovo una cosa più che giusta. Ovviamente però la situazione è molto mutabile, oggi noi possiamo essere gialli e domani possiamo essere arancioni, e di conseguenza bisogna anche riadattare tutte le cose che ci vanno dietro, tipo le attività economiche che sono costrette a chiudere, i bar e i ristoranti che chiuderebbero completamente. Quindi è un attimino una situazione un po' così, è sicuramente difficile da gestire, perché appunto è mutabile in 0,2, però io l'ho trovata una cosa abbastanza giusta. Sì, chi vuole parlare ancora?
Fate a ruota libera voi, dai, visto che Va bene. vai Marco. Allora vado io. Allora, ti dico la verità, Ale, questo discorso di divisione di colori, ok, penso sia una cosa più economica che per il resto. È giusto, come dice Giulia, è giusto differenziare, è giusto perché alcuni hanno le terapie intensive, ne hanno di più, alcuni hanno tamponi, ne hanno di più, altri hanno altre situazioni. Ci sono questi famosi 21 criteri con i quali sono state colorate le regioni. Giusto che Conte non abbia lasciato la zona verde, che perché quando vai a dire all'italiano che c'è il semaforo verde, si va, via libera. Okay. E purtroppo è quello che succede in Italia. Io posso dire, attaccandomi un po' a quello che ha detto inizialmente Giulia, proprio a questo discorso del fattore mediatico. Abbiamo i media che hanno questa psicologia del catastrofismo. È vero, ha completamente ragione Giulia, ed è giusto che sia così a parer mio. Perché? Perché tanta gente purtroppo si rifà a quelli che sono i titoloni. Okay, siamo ancora fermi a leggere il titolone sulla bacheca di Facebook. Quella stessa gente è quella che poi al telegiornale riguarda lo stesso titolone. E quelle persone sono le stesse che poi vanno in giro senza mascherina o con la mascherina abbassata o che non succede niente di qua e di là. Prenderò anche parole per quello che sto dicendo, ne sono sicuro perché magari sto anche generalizzando, ci mancherebbe altro. Però è corretto far capire alle persone che se siamo in questa seconda ondata è perché effettivamente non solo il governo ha sbagliato, ma abbiamo sbagliato anche noi. Dobbiamo farci una sorta di mea culpa. E la cosa fondamentale, però, Ale, è questa: che ci siano controlli, che ci siano più controlli. Non mi interessa che le multe siano inasprite, non mi interessa che ci siano multe per qualsiasi cosa, ma l'importante è che ci siano i controlli. E ripeto, sto per dire qualcosa che tanti potrebbero darmi contro, ma io penso che una forza dell'ordine come l'esercito potrebbe veramente intervenire in queste situazioni di pandemia. L'abbiamo visto agire in tante volte nel passato, non vedo perché potremmo utilizzare loro anche in questo. Ok? Ovviamente non sto dicendo che dobbiamo avere i mitra in giro per le strade, ok? Ci mancherebbe altro. Dobbiamo almeno avere un po' più di controlli. Se non riescono le forze dell'ordine classiche, almeno dargli una mano in qualche modo. Sì, andiamo con Daniele Parati. Prego, Daniele, a te la parola. Sì, io devo dire che mi ritrovo molto nelle posizioni di Marco, nel senso che sono assolutamente d'accordo su quello che è stato detto prima, per cui effettivamente è vero che poteva essere gestita meglio la situazione a livello governativo, però mi chiedo anche se chi ci fosse stato al governo si sarebbe rivelato in grado nei fatti di gestirla meglio. Devo dire personalmente, essendo sempre stato abbastanza ottimista, non pensavo, non mi aspettavo e speravo vivamente di non avere una seconda ondata perlomeno così pesante, perché, come dicevo prima, poi nello scenario che stiamo attraversando, stiamo tornando a quello che è stato il primo, le condizioni almeno in alcuni territori. Sono abbastanza favorevole alla divisione a tre fasce perché, secondo me, soprattutto chiudere tutto in generale faceva parte di un'ottica, di una prima ottica con cui abbiamo provato ad affrontare il virus, durante la quale eravamo convinti che potessimo, come dire, proteggere completamente alcuni territori. Poi ci siamo ritrovati veramente con casi in tutto il paese, ma anche in tutta Europa. All'inizio c'era un po' più probabilmente l'illusione di poter proprio impedire l'accesso al virus, almeno in alcune aree. Purtroppo adesso dobbiamo resistere. Io spero vivamente che basti un mese che trascorra verde, perché effettivamente
ovviamente durante l'estate abbiamo avuto un libera tutti, soprattutto percepito dalla popolazione, per cui non ci sono state più di tante imposizioni di regole e siamo riandati tranquillamente, dimenticandoci quasi che esisteva, per tornare poi a questa situazione. Ok, grazie Daniele. Andiamo con un'altra domanda. Il coprifuoco per tutti alle ore 22 vi sembra una buona soluzione o avreste qualche proposta da presentare al governo o magari anche alle regioni? Andiamo con Francesca Pizziolo. Beh, allora, diciamo che se tutte le persone fossero responsabili e seguissero le varie regole che ci sono state date, non ci sarebbe bisogno del coprifuoco, perché essendo che i locali sono chiusi dalle 18 e dicono che non si possono fare degli assembramenti nelle case, delle cene coi parenti, eccetera, eccetera. In questo modo il coprifuoco non servirebbe, però c'è da dire che io vedo ancora tantissima gente che pubblica anche nei vari social festa di qua, festa di là, festa a casa con 10-20 persone senza mascherina, quindi sicuramente il coprifuoco alle 22 è un incentivo a stare a casa e a non fare questo tipo di ritrovi, di incontri tra amici o tra parenti. Quindi potrebbe essere una soluzione che aiuta questa. Vedremo. Grazie Francesca. Andiamo ora con Edoardo. A te la parola, Edoardo. Oddio, il fatto del coprifuoco alle 10 è una cosa che ne ho risentito molto anche già all'inizio, perché col lavoro che faccio, che lavoro al bar, ovviamente dopo le 10 è il momento di massima dove si riesce ad avere il massimo guadagno. L'aperitivo un po' adesso è tutto traslato a livello di aperitivo, almeno nei posti bisogna anche anticiparlo, visto che adesso anche c'è un coprifuoco un po' più importante. Dopo, specialmente sui posti dove c'è zona rossa, dove non c'è neanche proprio la questione di coprifuoco, i posti sono chiusi e possono fare solo asporto. Conosco tante persone che hanno dovuto anche chiudere o fermarsi per questo. Altre alternative, cosa si possa fare? D'altro canto mi viene da dire anche che sono anche d'accordo con questa scelta, tutto sommato, perché se c'è il momento dove c'è la maggior carica è proprio dopo le 10, proviamo a togliere questo lusso tra virgolette e vediamo come va. Beh, sicuramente Edoardo. Andiamo a sentire invece cosa ne pensa Giulia Busato in merito. Sì, beh, come diceva Francesca, sicuramente è una cosa che aiuta, ma non è una cosa che risolve. Potrebbe aiutare molto di più se ovviamente i giovani sicuramente fossero, o giovani e anche no, perché adesso non generalizziamo, fossero più responsabili e avessero più coscienza. La trovo una cosa anche un pochino, non dico assurda, ma quasi, avere la chiusura dei bar e ristoranti, che sono i luoghi dove si crea, no, assembramento, dove dicono che si crea assembramento, e poi appunto mettere un coprifuoco alle 10 che permette alle persone di girare tranquillamente e, come diceva Francesca, creare i vari festini, pubblicarli sui social, perché poi lì siamo in un altro mondo. Dico anche, siete un po' poco furbi, comunque speriamo possa aiutare, ma non la vedo una cosa che risolve, ecco. Andiamo con Andrea Bertocco. Allora, mi ricollego un po' a quello che è stato detto, nel senso che il filo conduttore alla fine è il buon senso, cioè dobbiamo sempre ipotizzare che tutti accettino la regola che viene imposta, non solo perché dicono che è una regola quindi va rispettata, ma anche perché ne capiscono la motivazione. Il problema è che in Italia cosa accade? Ovviamente anche qui, come diceva Marco, non generalizziamo, però di sicuro c'è una fetta di popolazione che dice, beh,
si chiude alle 22, io mi organizzo per fare l'aperitivo dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22 fare una bella cena in compagnia. Cioè, nel senso, il discorso è sempre questo, oppure chiudono alle 6, io alle 5 sono lì per fare l'aperitivo tutti assieme. E quindi ci stiamo troppo affidando a quello che è il buon senso. E purtroppo lo stiamo facendo forse perché vogliamo appunto tutelare al massimo, il più possibile rispetto alla prima ondata, l'economia, e quindi vogliamo cercare di prendere più tempo possibile in questo trade-off, in questa bilancia che da un lato vede l'economia, da un lato vede la situazione sanitaria. E quindi anche lì, no, mi ricollego a quello che si diceva prima sulle regioni, no? Secondo me è giusto differenziare le regioni. Se le regioni presentano dei parametri diversi, non solo in merito ai contagi, ma anche come strutture sanitarie, capacità, eccetera, organizzative e quant'altro, sicuramente è giusto differenziarle, no? Il problema è che forse doveva essere fatto prima, cioè questo algoritmo, chiamiamolo così, dove in base ai contagi, in base al numero di terapie intensive, in base a tutta una serie di parametri, io decido se tu sei giallo, arancione oppure rosso, lo dovevo sapere già a maggio, giugno o luglio, cioè appena usciti si ipotizzava subito questi criteri, in modo che ci fosse anche sì l'estate davanti con un po' più di libertà come è stato fatto, ma anche tutta una serie di cose che si sarebbero sapute in come si può dire prima rispetto a quello che è adesso, e invece non è stato fatto. Quindi sostanzialmente stiamo seguendo il virus, quindi secondo me comunque è troppo tardi, quindi anche questo coprifuoco alla fine durerà fino a che potrà durare, e poi si passerà alle 21, alle 20, o comunque si passerà a dire purtroppo si va tutti in zona rossa e si va in un lockdown più restrittivo. Aggiungo anche che oltre all'aspetto economico forse c'è anche l'aspetto politico. È difficile far digerire ora, dopo questa situazione che si vive da mesi, un lockdown generalizzato in modo semplice, l'abbiamo visto anche con alcune tensioni sociali che sono accadute in queste settimane, e quindi si cerca in modo graduale di farlo accettare, quindi pian piano, giorno dopo giorno, si cerca di imporre una restrizione in più. Purtroppo però dal punto di vista sanitario non è ottimale, e questo comporterà che il lockdown più restrittivo dal mio punto di vista non durerà 2-3 settimane, se ci sarà durerà un po' di più, e questo poi avrà delle ricadute, magari in termini sociali meno tensioni, ma in termini economici paradossalmente sarà l'opposto, quindi non solo l'aspetto sanitario ma anche quello economico andranno peggiorando ulteriormente. Purtroppo altre soluzioni comunque non le vedo all'orizzonte, vista la situazione che c'è attuale, quindi visti gli errori che sono stati commessi negli ultimi mesi. Grazie Andrea per il tuo contributo. Ed ora facciamo una breve pausa, restate con noi, e invece c'è una breve pausa musicale, volevo dire, scusate, ma... Allora, ci ascoltiamo una bellissima canzone, sempre in tema Covid, e andiamo con Non chiamateci eroi di Muni, dopo lo incontreremo da vicino. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva, e anche, ahimè, delle persone decedute. Amici, proviamo sudore, mischiato con le lacrime che non riusciamo più a contare. Abbiamo visiere di protezione, ma stringo così forte che la carne inizia quasi a sanguinare. La mascherina che ci taglia il fiato e tanti guanti da non capire che cosa abbiamo toccato. I copriscape sembrano dire ciò che fai non conta, non lascerai l'impronta lì dove vuoi andare. Lavoriamo mentre voi dormite sonni tranquilli, mentre organizzate party, aperitivi al bar, e combattiamo per i deboli e i malati, per ridare loro anche soltanto un briciolo di dignità. Niente tappeto rosso, niente arbitro. In TV ci va soltanto chi di noi impazzisce, il cattivo va fermato, ma ricordate che si è trasformato in mostro solo perché si è adeguato troppo a questa società. E non chiamateci eroi, ce lo siamo scelto noi di stare in prima linea in questa guerra che non finisce mai. Risparmiate il fiato, che se la vita un giorno vi presenterà il conto, lo pagheremo ancora noi.
chiamateci eroi. Lo sappiamo che non vi interessa, vorrete solo ritornare a festeggiare primo maggio e capodanno. Tanto ci saremo noi a far la guardia ogni ora di ogni giorno di ogni fottuto mese dell'anno. Lo sappiamo e non ci importa, i primati dell'Italia sono percentuale di anziani e memoria corta. E quando tutto questo arriverà alla fine torneremo dove siamo sempre stati, fuori dalla porta. Viviamo questa epidemia in solitaria, rinchiusi in camera come conigli nella tana. Perché nella nostra testa la paura di star male niente in confronto a quella di fare star male chi ci ama. I complimenti che sentiamo ci scaldano il cuore, ma questi risi sono più falsi di quello del gioco. Torneranno in Italia le ingiustizie e noi ritorneremo nell'ombra fino alla prossima notte. E non chiamateci eroi, ce lo siamo scelto noi di stare in prima linea in questa guerra che non perdona mai. Risparmiate il fiato, che se la vita un giorno vi presenterà il conto lo pagheremo ancora noi a pezzi come rock al decimo round. La folla che ora applaude domani ci manderà knockout. Tornerà tutto come prima, usciremo di scena chiedendo al nostro riflesso se ne valerà la pena. Ci rialziamo ancora e ancora, per chi comincia il suo più grande viaggio siamo l'ultima frontiera e resistiamo ancora e ancora. Siamo la generazione che cantava zio, noi gente che spera e combattiamo ancora e ancora, perché il fuoco dentro non si è spento finora e non lo farà stasera. E se succederà domani, allora e solo allora appenderò la mia divisa al chiomo e firmerò la resa. Un grazie ai takeaway, alle pizzerie d'asporto che tante notti di guardia ci hanno tenuti veri. Un grazie per gli striscioni fuori dagli ospedali, un grazie agli andrà tutto bene, a tutti quelli al Comarini. Un grazie a chi di voi ci dà speranza, facendo riecheggiare il meglio dell'Italia fuori dai balconi. Il virus trema, finirà la quarantena, ne usciremo più forti, speriamo anche più buoni, buoni. Ed eccoci qui, siamo appunto con... Ciao Mattia Municella, in arte Muni. Dunque, come è nata questa canzone, Mattia? Questa canzone è nata tra marzo e aprile. Ho passato un mese e mezzo a casa in quarantena, perché lavorando, tu sai che lavoro in casa di riposo, e in un modo o nell'altro, insomma, sono risultato positivo. Ho passato un mese e mezzo a casa in quarantena e leggevo il commento e niente, praticamente ho visto l'opinione pubblica passare dall'ignorarci bellamente come aveva sempre fatto al eroi di qua, eroi di là, applauso, un minuto di applausi un sabato alle 18 se non ricordo male, un minuto di applausi ai nostri eroi. E per poi tornare non solo a ignorarci ma anche a dire cose che stanno ancora girando tra l'altro per Facebook, anche abbastanza pesanti per quanto mi riguarda, in un eccesso di rabbia mi è venuta, io quando devo sfogare la rabbia scrivo e di conseguenza mi è venuta questa canzone qua. Tu che idea ti sei fatto invece di questa pandemia, Muni? Io non sono nessuno per parlare, ho visto che prima come ospiti avevi assessori, avevi gente che sicuramente ne sa molto molto più di me, sicuramente. Di questa pandemia mi sono fatto l'idea che, come sempre, secondo me la verità sta nel mezzo. Nel senso, il virus c'è e i negazionisti, chi dice che il virus in realtà non esiste, che è tutto un complotto, che non hanno capito niente, li invito, anzi, si potesse farlo sul serio, li invito a farsi un giro per gli ospedali, a farsi un giro per le strutture, perché comunque il virus c'è e ha fatto anche molti molti danni a marzo.
è anche vero, sono d'accordo con quello che ha detto prima Giulia, che intorno ci si sta creando molto molto terrorismo mediatico. Ovvio, bisogna stare attenti, prendere le precauzioni del caso, tutto quello che volete, si sta anche facendo molto terrorismo mediatico intorno però. Grazie Mattia per questo tuo contributo, soprattutto musicale, perché hai parlato pochissimo, ma hai parlato bene, dai. Grazie Mattia. Ed ora andiamo avanti con i nostri ospiti in studio, ovvero Francesca Pizziolo, Edoardo Piovan e Giulia Busatto. A voi volevo chiedere un'altra domanda. Secondo voi i giovani hanno rispettato le disposizioni in questo periodo, in questi periodi? Parto io? Andiamo con Francesca Pizziola, dai. Allora, come diceva prima Giulia, nella prima ondata sicuramente sì. Nel senso che siamo stati forse i più ligi alle regole, siamo chiusi in casa per 2-3 mesi senza uscire e quindi, anche perché non è che avevamo altre soluzioni. Poi con l'estate appunto c'è stato il libera tutti e quindi tutti hanno fatto come al solito e adesso io vedo che i giovani si vivono in due: quelli che capiscono, stanno alle regole, si comportano bene, che giustamente escono, però stanno comunque alle regole. Poi vedo un'altra parte di giovani che invece se ne frega e, come dicevo prima, vedo ancora tantissime, soprattutto nei social, tantissimi video, tantissime foto. Anche la sera di Halloween c'erano feste di 20-30 persone in taverne, di case private, senza mascherina, quindi... Sì, purtroppo adesso non è che ci sia tutto questo rispetto delle regole da parte dei giovani, come non c'è da parte anche di persone più grandi, più adulte, perché non è che le escludiamo, anzi. Grazie Francesca, andiamo con Giulia Busatto, a te la parola Giulia. Esatto, anch'io condivido appieno quello che ha detto Francesca, nel senso, in un primo momento, durante il primo lockdown, secondo me c'è stata veramente, soprattutto da parte di noi giovani, perché prendo in considerazione me, i miei amici, i miei conoscenti, abbiamo dimostrato secondo me una grande capacità di adattamento e un grande senso di responsabilità. Ovviamente poi a giugno, luglio, estate c'è stato un libera tutti, perché insomma l'estate ha portato poi questo e ci siamo rifatti anche per i mesi in cui siamo stati a casa, durante i quali ci hanno sottratto, diciamo, la normalità, no? Il vedere l'amico, la salutarlo, l'abbraccio, cioè le cose più semplici. E queste cose semplici che per noi sono naturali poi effettivamente possono creare problemi. E adesso ne stiamo risentendo. Effettivamente, Francesca ha detto giusto, anch'io vedo una parte di ragazzi, di giovani, comunque non è generalizzato solo giovani, ovviamente anche chi è più adulto, che rispetta attentamente le regole, anzi io ho amici che non si avvicinano a me se non ho la mascherina, se loro non hanno la mascherina, altri invece che proprio non la sentono, non la vivono e non percepiscono probabilmente questa responsabilità, perché la credono passata, ecco. Sì, Marco Cicchin. Allora, noi all'inizio siamo stati obbligati a stare a casa, siamo stati obbligati a rimanere rinchiusi ed è stato giusto così, perché si è voluto provare in questa maniera a rispondere a quelle che erano le esigenze di quel periodo. Purtroppo non è bastato. Ci hanno dato il via libera e noi lo abbiamo accolto a braccia aperte. Quando ci hanno ridetto, guardate che il via libera non ve l'avevamo mai dato e adesso bisogna ritornare come eravamo prima, abbiamo paura. Abbiamo paura perché quello che è stato prima è stato bello, i primi 10 giorni, 15, il primo mese, quando è cominciato a diventare 2 mesi, 3 mesi, la gente assolutamente non gli piaceva più.
E quindi ligi, siamo stati ligi, ora assolutamente no. Assolutamente no, perché la gente ha paura di ritornare a quello che è stato prima, pur di non ritornare a quello che è stato prima, cerca di fare in modo di aggirare le regole. Le regole sono confuse, perché purtroppo il DPCM è uno, ma ogni regione fa il suo. Se sei infetto da Covid, devi fare 20 telefonate, ASL, ATS, ULS, guardia medica, medico del lavoro, cioè veramente il medico di base, di tutto. Manca in questi sei mesi un ufficio che sia a livello regionale o che sia a livello nazionale che si prende l'onere e anche l'onore di essere un ufficio di riferimento. Purtroppo quando c'è confusione le persone non capiscono più nulla, perché non c'è tempo di andare a prendere i DPCM, leggersi 332 pagine di DPCM, non c'è tempo di guardarsi 20.000 giornali, c'è bisogno di direttive chiare, sicure e trasparenti, e che valgono soprattutto per la maggior parte delle persone. Con la maggior parte intendo che zone gialle, zone arancioni, zone rosse, ognuno il suo, perché? Perché ogni regione è diversificata. Non sono d'accordo, però purtroppo è stato fatto così, vedremo come andrà. Andrea Bertocco? Allora, secondo me in generale i giovani hanno rispettato le regole, poi però comunque anche qui non è che si può generalizzare per i giovani, né tantomeno per chi è meno giovane o per una categoria piuttosto che un'altra. Tutti un po' ci siamo sentiti un po' più sicuri, anche qui si ritorna al fatto dell'estate, nel momento in cui abbiamo visto che i numeri andavano giù. Nel momento in cui, nonostante vedevamo le spiagge piene, la vita che ricominciava, i numeri comunque rimanevano abbastanza bassi, quindi ci permettevano di pensare che tutto fosse finito, no? Questo è stato il grande errore delle istituzioni, cioè l'errore iniziale di un po' assecondare questo comportamento che è naturale nell'istituto umano, nel senso che è proprio un bias della mente, per cui nel momento in cui vedi che le cose vanno bene, ti convinci che andranno bene anche in futuro, ma non è così. O forse adesso vediamo che le cose iniziano ad andare un po' male e ci convinciamo che andranno per forza malissimo. Non è per forza così. Il futuro dipenderà dalle azioni, cioè sarà conseguenza delle nostre azioni presenti. Quindi il discorso lì è stato proprio l'errore. Si torna nell'errore dell'estate, del fine estate e di settembre. Cioè non si è programmato, si è assecondato tutto il problema e un po' si è aiutato a pensare alla maggioranza. Si sono aiutate le persone a pensare in qualche cosa che effettivamente era ed è sbagliato, cioè che il virus fosse più debole, fosse scomparso, non comportasse più un ricovero o l'utilizzo della terapia intensiva e quant'altro, che gli ospedali non potessero più finire sotto pressione e che tutto andasse per il meglio e che ne saremmo usciti a breve. Quindi si torna sempre lì. Quindi io penso che le regole alla fine, se vengono imposte in un certo modo, vengono rispettate, però purtroppo è come diceva Marco, nel momento in cui tu hai delle regole differenziate, c'è poca chiarezza, c'è una confusione generale, c'è una situazione dal punto di vista psicologico, sociale e anche personale che è tosta, proprio perché si arriva già da una prima ondata, da un primo lockdown e via discorrendo. Se tu non hai chiarezza, trasparenza, se tu non hai delle regole chiare e non hai anche dei controlli, come si diceva prima, fatti in un certo modo, è ovvio che trovi una fetta di persone che le regole non le rispetta. Purtroppo poi a pagare per quelli che le regole non rispettano sono tutti, quindi non è che paga uno. Il virus è estremamente democratico, quindi poi per pochi che non rispettano le regole, alla fine tutti poi si trovano comunque ad avere dei disagi e a dover pagare. Purtroppo si è sbagliato, ripeto, si è sbagliato a non intervenire per tempo, di conseguenza stiamo solo seguendo la situazione. Non abbiamo altra alternativa che seguire il contagio e di conseguenza vedere che accade e vedere fino a che punto ci possiamo spingere con il mantenere qualcosa di aperto e fino a che punto possiamo spingerci dunque a convivere un po' con il Covid prima di avere un lockdown generalizzato. Io la vedo un po' così al momento.
Edoardo. Io da quello diciamo che ho visto, comunque c'è sempre, come si è detto, quella fetta di persone che seguono le regole, quella fetta di persone che non segue le regole. Credere e sperare nel buon senso comune, secondo me, è un'illusione, perché ci sarà sempre quel qualcuno, tanti o pochi che siano, che non seguiranno quelle che sono le regole, o non seguiranno, o non faranno anche. Presteranno l'attenzione perché magari anche neanche ci credono su queste cose, come ci sono quelli che pensano che questo virus sia semplicemente una truffa, insomma, una cospirazione. Per questo c'è stato questo lockdown, per questo le persone adesso si sono costrette di nuovo a tornare a casa, secondo me è abbastanza anche inevitabile come cosa, onestamente. Edoardo, sì. I giovani e lo sport, secondo voi potrà ancora esistere questo binomio o a seguito di questa emergenza molti giovani lasceranno lo sport? Lo chiediamo per primo a Francesca Pizziolo. Prego, Francesca. Allora, è un tema che mi tocca da vicino perché essendo assessore allo sport e avendo ogni giorno contatti con le associazioni sportive, diciamo che purtroppo non è un bel periodo e più che per i giovani, che comunque quelli che praticano sport, quelli che già fanno attività sportiva, credo che questo non gli impedirà di proseguire. Il problema sarà per i ragazzini, i più piccoli. Già si fa fatica ultimamente a convincere i genitori a portare i ragazzi a fare dello sport, che ricordo essere veramente importante sia per la salute che per lo stare in compagnia, sia che sia uno sport singolo che di squadra. Quindi già si faceva fatica prima a portare nuovi iscritti a partire dalle elementari, che adesso sarà molto difficile perché adesso tra l'altro sono anche fermi, a parte gli sport individuali all'aperto, tipo noi a Trebasele che abbiamo solamente il pattinaggio corsa, che tra l'altro ha degli atleti a livello internazionale, quindi sono principalmente quelli che si allenano, però anche se il pattinaggio corsa sta continuando l'attività, i genitori tendono a tenere a casa i bambini. E quindi sarà molto dura riprendere questa fetta di nuovi iscritti alle varie associazioni sportive, questo sì. I giovani e lo sport, secondo voi, ancora potranno esistere questo binomio a seguito di questa emergenza? Molti giovani lasceranno lo sport. Lo chiediamo a Marco Cichin. Allora, sicuramente molti giovani lasceranno lo sport, sicuramente lo faranno per motivi di cautela, sicuramente lo faranno perché anche i genitori preferiscono che sia così piuttosto di avere il loro figlio, tra virgolette, a rischio di infezione, ma sicuramente si riprenderanno, non staranno fermi, lo sport fa parte dei ragazzi, in qualsiasi modo. Sono quasi convinto che però gli sport di squadra avranno gravissime difficoltà, grandissime difficoltà, perché soprattutto per un discorso economico, perché molte persone stanno andando via, molte società stanno chiudendo, molte persone appena partivano per riprendere con prima e la seconda ondata sono state costrette a richiudere un'altra volta. Inoltre, devo dirti la verità, che cosa posso dire? Che saranno molti quelli che, porteranno i propri figli a fare quelli che sono gli sport individuali. Non so, me ne vengono in mente tantissimi, dallo scherma, da quelli che magari possono essere anche meno conosciuti, tipo il tiro con l'arco, dal pattinaggio artistico. Ecco, meno magari con quelle che sono le attività che magari richiedono una squadra, un team, un gruppo, ok? E quindi non è nulla da chiudere per quanto riguarda lo sport, cioè secondo me non è stato scritto assolutamente nulla. C'è la problematica di dover ripartire, ma si ripartirà e si ripartirà alla grande, di questo ne sono certo. Questo anche perché spero che quelle che siano le politiche che poi ovviamente porteranno le società
e anche gli assessori come Francesca a dover richiamare i giovani si attivino e soprattutto creino quello che è l'entusiasmo dei ragazzi, la passione. Questa è la cosa fondamentale che riporterà non solo i giovani ma anche tutte le persone a voler avere un momento di socializzazione, che ci manca tanto. Andiamo a sentire ora l'impressione a caldo di Giulia Busato. Prego Giulia, a te la parola. Eccomi qua. Allora, il binomio per quanto mi riguarda dovrà continuare assolutamente ad esistere. Parlo da ragazza estremamente sportiva, alle spalle una famiglia di sportivi. Lo sport non è solo cultura, lo sport è una valvola di sfogo, soprattutto in questi momenti e per i ragazzi che stanno vivendo questa situazione di chiusura totale, no? Anche con loro stessi, questa situazione di non socializzazione, hanno bisogno di una valvola di sfogo. E per alcuni è anche lavoro, dicevo, io a me tocca personalmente perché in famiglia mio padre lavora con questo, no? E, abbiamo passato mesi, anzi settimane, ad adeguarci, ad investire e già aprile-maggio ci hanno chiuso, no? E poi le attività sono ricominciate verso giugno, però d'estate sicuramente le persone, capiamo bene che la voglia di andare in palestra cala, si riprende a settembre riparte un'altra ondata, ti sistemi, ti adegui, zero contagi, cerchi di fare il possibile per mettere in sicurezza l'ambiente e ti richiudono di nuovo, cioè non è semplice. Quindi lo sport, per quanto mi riguarda, deve continuare ad esistere e il binomio giovani e sport, secondo me, è essenziale. È una valvola di sfogo, aiuta a smaltire lo stress, soprattutto in questa situazione che ha creato. Poi, cioè, tanti si sono riadattati, no? Anche con le video lezioni online, con gli insegnanti a casa quasi, no? Gli hai davanti lo schermo, ti dicono cosa fare, alza la gamba, fai questo, fai quello, però io penso che questa situazione abbia decretato anche la fine di tante attività, tante associazioni che avranno paura sicuramente di riaprire perché appunto i genitori non si fidano a portare i ragazzi, gli sport di squadra, no, gli sport di squadra devono continuare ad esistere. Mi ricollego a quello che ha detto Marco, perché io sono una pallavolista e mi hanno chiuso la palestra, mi avevano chiuso la palestra, adesso non gioco più, però non sarebbe un colpo al cuore. Grazie Giulia. andiamo con Andrea Bertocco adesso. Ma condivido quello che è stato detto sullo sport in generale, dunque che è importantissimo, fondamentale, soprattutto anche per superare quello che può essere il momento anche dal punto di vista delicato, dal punto di vista proprio personale, psicologico, di un lockdown o della convivenza con il coronavirus in generale. Quindi da questo punto di vista condivido. Purtroppo la situazione rimarrà molto, molto delicata e difficile dal punto di vista economico per tutte quelle realtà, le associazioni sportive, perché come abbiamo visto nel momento in cui i numeri aumentano, purtroppo le prime attività che si devono fermare sono proprio quelle che prevedono il contatto con altre persone, perché appunto non si scappa da lì. E quindi lì sarà veramente dura la convivenza fino a che non si troverà una soluzione definitiva. Però io dico che secondo me nel momento in cui una soluzione definitiva sarà trovata non dovrà essere troppo tardi, nel senso, ok, qualcuno chiuderà, qualcuno purtroppo pagherà ed è sempre così durante una crisi, soprattutto durante una crisi come questa. Lì servirà veramente la prontezza dello Stato che a mio parere non deve solo preoccuparsi di tutelare l'esistente, ma deve anche creare l'opportunità perché qualcosa di nuovo nasca. Quindi nel momento in cui, immaginiamoci tra 6 mesi, 9 mesi, un anno, facciamo anche 2 anni, proprio un'ipotesi buttata lì, sarà veramente importante che le istituzioni dello Stato mettano sul piatto soldi, finanziamenti, defiscalizzazione per quelle che sono le realtà o che andranno a nascere, quindi per sviluppare nuove realtà nel territorio, per ritornare ad offrire l'associazione sportiva, lo sport e quindi ritornare ad offrire quel servizio che è fondamentale per le famiglie e per i giovani. Quella sarà veramente il campo di battaglia, secondo me, per far ripartire lo sport. Sono sicuro che la domanda però ci sarà. Io penso che una volta superata questa situazione le famiglie domanderanno e chiederanno un servizio
locale e con le associazioni sportive, le palestre e via discorrendo, quindi sono sicuro che ci sarà l'opportunità. Bisognerà mettere sul piatto forti investimenti per far nascere nuove realtà, perché purtroppo molte chiuderanno, cioè questo è inevitabile purtroppo. Edoardo Piovani invece come vede il binomio del futuro giovani e sport? Ma secondo me, se parliamo di un futuro, ritornerà sicuramente come prima del Covid, se non di più. Io vedo che comunque c'è sempre molto più interesse a livello numerico nella gente ad avere la passione per uno sport o per il fitness in generale, quindi non sono molto pessimista a riguardo. Sicuramente all'inizio ci saranno quelli che saranno intimoriti da ritornare a fare gruppo, a ritornare a praticare proprio quello sport o ad allenarsi. Ma andando avanti sicuramente ritornerà, e secondo me non è neanche un futuro troppo prossimo. E abbiamo parlato di sport poc'anzi, e secondo voi le palestre non erano già abbastanza sicure per quanto riguarda il Covid? Andiamo a chiederlo a Francesca Pizziolo, visto che ha l'onore anche di essere assessore allo sport. Allora, noi avevamo creato dei protocolli per l'utilizzo delle palestre sia scolastiche che le palestre comunali, e tutti le rispettavano, tutte le associazioni sportive le rispettavano, con ingressi e uscite separate, con igienizzazione, sanificazione, distanziamenti e non utilizzo degli spogliatoi come era previsto. Purtroppo hanno deciso di chiuderle, nonostante una settimana prima era stato detto verificheremo se rispettate i protocolli, non vi chiuderemo. 7 giorni dopo le hanno chiuse assieme alle piscine, quindi diciamo che secondo me, come si vede anche dai dati, non era sicuramente un luogo di contagio. Hanno preso questa scelta che io assolutamente non condivido. Però purtroppo andrà soprattutto ad infierire sulle palestre frequentate, palestre organizzate con i macchinari, con i vari corsi, quindi palestre private. Sicuramente andrà ad influire su questo, anche perché di solito i corsi si pagano trimestralmente, per esempio, oppure annualmente, e quindi lì poi bisogna vedere, sicuramente le persone vorranno dei buoni, dei soldi indietro, e mettendo in difficoltà tutto il sistema palestre, piscine, tutto il sistema dello sport. Grazie Francesca, andiamo a sentire ora che cosa ci può dire in merito Giulia Busato. Allora, sicuramente anche l'ICS, Francesca, da quanto so e confermami, ha dato dei protocolli ai comuni per l'utilizzo degli spazi, giusto? Quindi anche i comuni erano supportati anche dalle ICS. Sicuramente c'erano certi comuni, perché parlo del mio, no? Che probabilmente per alcune palestre comunali non ha consentito tutti gli sport, probabilmente per non prendersi la responsabilità anche di certe situazioni, quindi anche i comuni hanno avuto la loro parte. Per quanto invece riguarda le palestre vere e proprie, come ho detto prima, è un argomento che mi tocca. E sono state adeguate, perché parlo per il mio caso personale, la palestra dove siamo noi era stata adeguata, aveva anche i percorsi, erano stati tolti dei macchinari per far rispettare le distanze, erano stati messi tutti i segnetti per terra attorno alle macchine per il distanziamento e l'igienizzazione, e gli spogliatoi inizialmente si potevano usare, poi non si potevano usare, poi la sanificazione della sala, la sanificazione degli spogliatoi, insomma un po' un casino hanno portato a far investire anche, no, al di là dei crediti di imposta dopo, a far investire le palestre per gli adeguamenti, per le sanificazioni, controlli non ce ne sono mai stati, contagiati non ce ne sono mai stati, e hanno decretato probabilmente la fine un po' così, perché le palestre sono fonte di contagio a quanto pare, e di scambi di contagi, hanno deciso in 02 di chiuderle senza probabilmente neanche sentire chi ci lavora con questo, chi mantiene una famiglia, chi porta avanti associazioni all'interno delle palestre. Quindi io sono di parte, quindi mi fermo qua, perché potrei andare avanti all'infinito su questa questione.
Grazie Giulia, andiamo a sentire ora che cosa ne pensa in merito a palestre sicure o meno, in Qualcuno ha alzato quanto... la mano. Sì, andiamo con Marco Cecchin, dai. Allora Ale, qua parto a bomba. Vi abbiamo chiesto di tenere il distanziamento, vi abbiamo chiesto di mantenere la mascherina, vi abbiamo chiesto di rispettare le distanze non solo di chi lavora ma anche chi fa esercizi. Vi abbiamo chiesto di sanificare gli spogliatoi o di non utilizzarli, vi abbiamo chiesto di sanificare le macchine, vi abbiamo chiesto di registrare chi entra, vi abbiamo chiesto di sanificare le mani. Avete fatto? Sì, ora chiudete tutto. Allora non va bene, non va bene, mi dispiace tantissimo. Parlo per le palestre, ok? Parlo per le palestre perché? Perché, e parlo in prima persona, sono arbitro di calcio, il calcio è ripartito. Dobbiamo evitare i contatti, abbiamo chiuso le palestre, lasciamo andare avanti il calcio, dalla Serie A alla Serie B, tutto quanto. Non solo il calcio, c'è anche il rugby, ci sono anche un'altra serie di sport. Sì, bello, è la speranza di rivedere, di poter tornare a come eravamo prima. Però allora, perché quegli sport sì e questi no? Perché? Perché c'è sotto un fattore economico, perché la gente vive di quegli sport e quindi non possiamo bloccare quelle cose lì. Però non sono assolutamente d'accordo. Perché abbiamo visto anche con la Lazio, nel quanto riguarda la Serie A, che cosa è successo. Cioè, arriviamo ad avere persone che sono positive, facciamo finta che non siano positive, facciamo finta che il Covid non ci sia, facciamo ripartire tutto solo su base economica. È difficile prendere queste decisioni, però io ho sempre messo per prima cosa la salute, poi scuola e lavoro, poi famiglia e scuola e lavoro, ok? Se mancano le prime due cose perché non ci interessa, andiamo su scuola e lavoro che sono quelle che hanno a che fare con il reparto economico, non capisco che decisioni andiamo a prendere. Questo è quello che penso io e penso lo pensino tante altre persone, scusate il gioco di parole, però mi dispiace perché chiudere le palestre, ma anche come chiudere i ristoranti, Alessandro, considera che ai ristoranti hai chiesto registrate le persone, fatele sanificare, mettete i tavoli a 6 persone, adesso metteteli a 4, distanziateli di 1 metro. Lì le persone non avevano problemi. Dove venivano fuori i problemi? Quando uscivano, perché una volta che finisci la cena non è che vai via ognuno nella sua macchina, rimani fuori e cominci a parlare e lì la gente si toglie la mascherina o fa finta di niente, si mette a fumare. E quelle sono cose, sono accortezze che dispiace. Ma hanno comportato che per colpa di pochi hanno pagato tutti. E questo vale in tutto quello che è stato il Covid. Grazie Marco per questo tuo pensiero. Andiamo ora a sentire come la pensa invece Andrea Bertocco. Vai Andrea, a te la parola. Allora, io devo dire che non sono frequentatore di palestre, dunque, tra l'altro poi non mi sono nemmeno informato su quella che è effettivamente, o quella che è stata l'incidenza del contagio all'interno delle palestre. Mi sembra di capire molto molto bassa, quasi inesistente. Dunque, per questo io sulle palestre non vado a commentare. Diciamo che però a livello generale anche lì si è arrivati in ritardo, no? Se si erano messe tutte queste regole, ok, effettivamente quello che è mancato è il controllo da parte dell'istituzione. Cioè, se effettivamente c'è qualcuno che il protocollo non lo rispetta, va sanzionato per tempo. E sanzionandolo, do l'esempio agli altri di adeguarsi ancora più in modo più restrittivo. Se effettivamente c'è stato un problema di alcune realtà che non si sono adeguate per tempo o che presentavano delle criticità. Perché anche lì poi bisogna comunque differenziare, cioè c'è quello che rispetta, c'è quello che fa addirittura di più di quanto gli viene chiesto per assicurare un ambiente salubre ai propri clienti, c'è chi invece fa il minimo necessario e poi lascia che la situazione vada avanti, anzi non rispetta più il protocollo perché appunto vede che non ci sono controlli. Sul ristorante, secondo me, invece è una questione un po' diversa perché lì mi sono documentato dal punto di vista scientifico. Purtroppo il ristorante è un luogo dove tu ti togli la mascherina per mangiare, mentre mangi parli. E se all'interno di una sala, per quanto tu i tavoli li isoli o al tavolo ci sono al massimo 4, 5, 6 persone, quello che è, purtroppo il ristorante è spazio chiuso, come adesso da settembre-ottobre in poi con il freddo. Non garantisce sicurezza, quindi purtroppo lì nella scelta dei ristoranti io la capisco. La scelta delle palestre, evidentemente, se c'è un discorso di protocolli, comunque si ritorna a quello che dicevamo prima. Se metto un protocollo, devo mettere chi controlla. Se punisco chi non rispetta le regole, faccio in modo che gli altri le rispettino in modo più ferreo e cerco di tutelare la categoria il più possibile. Magari, che
che ne so, magari si chiudeva lo stesso le palestre, però magari chiuderlo un mese dopo comporta un minor aggravio dal punto di vista economico, in modo relativo, per carità, però comunque magari si dà un messaggio anche diverso, oppure si poteva anche dal mio punto di vista per molte situazioni prevedere una gradualità diversa proprio per le categorie economiche. Dunque, perché non mettere ristorante che può tenere anche la sala aperta, adesso ristorante faccio solo l'esempio, ma anche di, ho già detto che non sarei d'accordo, ma mettere la sala invece che toglierla subito la cena, metterla al 50%, cioè mi era piaciuta molto quell'idea per cui fuori nella porta metto quante persone massimo ci stanno e dico che ne so, al 50% contavo in un certo modo. Il ristoratore magari dice cacchio, sarà dura perché il fatturato calerà, però quantomeno posso lavorare in un modo e al contempo magari affiancare il trasporto a domicilio, quello che è, insomma. Però purtroppo è anche lì l'unica cosa che appunto confermo è questa: mancanza di controlli, alla fine pagano tutti, magari per pochi che non hanno effettivamente rispettato un protocollo. Grazie sicuramente, Andrea. E andiamo a sentire Edoardo invece adesso. Diciamo che la chiusura delle palestre l'ho sentita perché comunque sono un frequentatore. Sempre andato, sempre stato e ho sempre frequentato le palestre. Devo dire che comunque le avevo viste sempre comunque ben controllate, con i distanziamenti. Tutti, vabbè, non tutti facevano anche le sanificazioni appena finito di fare un esercizio con i dovuti prodotti. Quindi sono anche dell'idea che, per quanto però averle chiuse sia stato un problema, non potevano neanche tenerle aperte, perché se no ci sarebbe stato un altro, nessuno va da nessun'altra parte, tutti vanno in palestra. Grazie Edoardo. E ci è arrivato poco fa questo messaggio da Stefano Gosetto, un altro telespettatore: da quello che ho sentito in merito alle varie chiusure non è tanto il rischio di contagio nei luoghi, ma il voler evitare che le persone abbiano un motivo per uscire di casa. Secondo voi è plausibile come interpretazione questa? Risponde per primo Francesca Pizziolo, facciamo i cavalieri, dai. Sì, sì, è plausibile, certo. Indubbiamente si cerca di evitare che le persone escano di casa, che escano per motivi di non necessità, come c'è scritto, no? Si può uscire nelle zone rosse adesso, si può uscire solo per motivi di necessità, consigliato anche nelle zone gialle di muoversi appunto solo per lavoro, salute, ok. È anche vero che se poi tieni aperti i negozi e tieni aperti da noi i ristoranti, eccetera, eccetera, è ovvio che la gente esce. Quindi dovrebbero, se proprio volessero che tutti quanti rimanessero a casa, dovrebbero fare come hanno fatto a marzo, un lockdown totale, quindi sei obbligato a stare a casa perché in giro non puoi andare. Se lasci un'attività aperta, chiaramente dai anche il diritto ad una persona di uscire per andarci. Non è che adesso io non posso andare dalla parrucchiera, però la parrucchiera è aperta, allora cosa tiene la parrucchiera aperta a fare? Questo è il discorso. Andiamo con Giulia Busato, a te la parola, Giulia. Sì, condivido assolutamente quello che ha detto Francesca, e qui si può ricollegare anche il discorso del coprifuoco, perché se non vogliamo che le persone escano di casa, mettiamo il coprifuoco alle 6 quando chiudono bar e ristoranti, così stiamo tutti per forza a casa. Quindi, ecco, condivido comunque. Marco Cecchini, cosa rispondi altro. Invece? Sì, sì, è sicuramente molto plausibile come interpretazione, non credo ci siano altre interpretazioni. E sicuramente qualsiasi luogo che richiede una sorta di assembramento viene bloccato proprio per evitare che questo si crei. Grazie Marco Cecchin, andiamo a sentire ora che cosa ne pensa in merito Andrea Bertocco. Come rispondi tu, Andrea? Condivido l'osservazione, perché sicuramente noi adesso abbiamo commentato il singolo provvedimento che riguarda magari solo la palestra, solo il ristorante, solo il parrucchiere, eccetera, però tutto va visto in un'ottica d'insieme.
E quindi è ovvio che, un po' come all'inizio, un'altra osservazione interessante che era stata fatta sul fatto del perché si fossero messi i ristoranti con chiusura alle 6, dunque sì il pranzo ma non la cena, no? Qualcuno poi gli faceva il discorso, ma il virus c'è solo a cena, le solite pagliacciate. Il discorso era puramente matematico. Dovevo, da un punto di vista matematico, ridurre i contatti sociali, tagliando di un mezzo anzi più di un mezzo, perché poi la maggior parte della gente appunto andava di sera o in tarda serata a fare aperitivo, cena o quant'altro, si sono ridotti di un sacco i contatti sociali, o la possibilità che i contatti sociali ci fossero. E perché poi, come ho detto, tutto nel momento in cui tu hai queste chiusure parziali, come abbiamo detto ora, nel momento in cui tu hai una chiusura parziale, bisogna fare affidamento in una certa misura al buon senso delle persone. Ma le persone, ripeto, in generale c'è una fetta molto ampia che dice: vabbè, vado alle 5 a fare l'aperitivo, dalle 5 alle 6 lo puoi fare uguale. Mi organizzo in modo diverso per poter comunque mantenere la mia vita sociale. Cioè, nel momento in cui sei in una zona dove non è imposto un lockdown totale, ti organizzi di conseguenza per fare il furbo della situazione. Questo purtroppo porterà per forza di cose a dover estendere la zona rossa dal mio punto di vista, con i numeri che non migliorano a tutti. E ovviamente ogni singola misura, per quanto condivisibile o meno, va vista in un'ottica di insieme. Però anche lì bisogna metterci sempre quest'ottica, anche questo fattore del buon senso che si fa appello al buon senso, purtroppo ce n'è poco, io devo dire. Grazie Andrea, questo è il tuo pensiero. E andiamo a sentire che cosa ne pensa invece Edoardo. Edoardo. Io effettivamente sono abbastanza d'accordo con questa teoria, cioè non è neanche tanto il chiudere un'attività perché ci sono assembramenti, ma tanto di più proprio togliere la voglia alle persone di andarci, perché adesso qualsiasi persona in zona rossa, in qualsiasi zona che comunque è limitata, dargli anche un motivo solo per andare, questa si aggrappa. All'inizio del lockdown, del primo lockdown, tutti bisognava stare a casa e tutti, però con la clausola che si poteva uscire per fare attività fisica. Tutti i gigici, tutti che portavano a spasso il cane, tutti che andavano a fare di tutto e di più fuori, a camminare anche o a correre. Quindi sono Sì, pienamente d'accordo con questa teoria. grazie Edoardo. Ci ha Finito. raggiunto anche il nostro nuovo ospite, Marco Angelini. Buonasera Marco, intanto. Buonasera. Dunque, ci è arrivata una domanda poc'anzi da Stefano Gosetto. Da quello che ho sentito in merito alle varie chiusure, non è tanto il rischio di contagio nei luoghi, ma il voler evitare che le persone abbiano un motivo per uscire di casa. Secondo voi è plausibile come interpretazione? Che cosa ne pensa, Marco Angelini? Beh, sicuramente penso che non è il fatto che non ci sia una usa per le persone per uscire di casa, quanto sicuramente presumo che ci sia, diciamo, un buon, diciamo, cioè, un una buona linea sul pensare, perlomeno, il fatto di dover chiudere per salvaguardare i contagi. Credo che comunque è il modo in cui si stia facendo che desta qualche sospetto, nel senso qualche preoccupazione, perché io posso comprendere il fatto che si cerca di chiudere per salvaguardare la salute delle persone e ridurre il contagio. Ovviamente c'è da distinguere sempre il contagio con i contagiati, con i malati. È che da quando abbiamo visto negli ultimi periodi il fatto, come abbiamo detto prima, di dire una settimana prima anche alle palestre: trovate il modo per garantire un'adeguata sanificazione, la settimana dopo chiudiamo le palestre definitivamente. Ecco, io penso che ci sia anche una buona intenzione di ridurre i contagi sicuramente, però ecco il modo che qui trovo non condivisibile. Se c'è da fare un lockdown, cioè che se lo dicesse subito, l'intenzione quale sia, lo si faccia subito senza fare anche scaricabarile direttamente anche ai presidenti di regione, ma che si dicesse lo facciamo, punto e basta, senza una cosa finta graduale
che fa in modo, insomma, di abituare le persone, quanto in realtà non è. Non è che se chiudiamo di settimana in settimana, un po' alla volta, le persone si abituano, crea in realtà un sacco di confusione. Tu pensi che le disposizioni date siano sufficienti a contenere un'altra ondata di contagio, oppure è già troppo tardi secondo te, Marco? È una domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi che ti hanno preceduto qua. Secondo alcune interviste, alcuni dicono che sia troppo tardi, sicuramente, anzi ci dobbiamo preparare a una terza, quarta ondata, ecco, le misure prese sono sicuramente troppo in ritardo. Basti pensare anche al fatto che si parlava di una seconda ondata già d'estate e non è stato fatto niente nell'estate per aumentare magari ospedali o comunque terapie intensive, quindi se già si sapeva si poteva fare sicuramente prima. Quindi sicuramente non è stato fatto abbastanza in questo periodo, ma possiamo parlare di questa cosa come anche del fatto della scuola, si è parlato tanto ma fatto in ritardo. Questo sicuramente, in ritardo sicuramente. Poi che poi si cerca di contenere il contagio, penso che sia normale ed è giusto, però c'era il momento per farlo e purtroppo è stato fatto un po' in ritardo. Sì, questa penso sia la tua impressione anche, no? E allora, secondo te, i giovani come pensi potrebbero fare ad agire agire per limitare la presenza del Covid nella società? Lo chiediamo a Francesca Pizzolo per prima, dai. Così lasciamo riposare anche Marco Angelini, dai. Cosa potrebbero fare i giovani? Un po' ho già risposto prima, nel senso che dovrebbero evitare di trovare qualsiasi scappatoia pur di raggirare le regole che sono state date. Quindi se il bar e il ristorante chiude alle 18, nessuno ti dice che non puoi andare a pranzo al bar o al ristorante, ma neanche fare come se non ci fosse nulla, senza mascherina, anche perché ci tengo a sottolineare questa cosa. Io ho fatto la barista per 5 anni e so benissimo che è difficile dire ai clienti di fare qualcosa. E queste sono le testimonianze che mi arrivano dai vari gestori di locali. Cioè, io posso anche dire per tutta la sera, ragazzi distanziatevi, ma se non ti ascoltano, cioè tu non puoi neanche fare chissà cosa, ecco. Quindi sicuramente un po' più di responsabilità non guasterebbe, anche da parte dei più adulti, non solo dei giovani. La ricetta invece di Giulia Busato, a te la parola, Giulia. Assolutamente, la responsabilità sempre al primo posto, e quindi usare sempre la testa in qualsiasi situazione noi ci troviamo o che andremo a creare. E non a caso settimana scorsa sono stata invitata a una cena alle 9, così, a casa di un amico con altre persone. Io, fatalità, non avevo neanche troppa voglia, ho detto no, guardate, non mi sembra neanche il caso, non vi conosco e per quanto poco, insomma, non mi fido. Poi il risvolto è stato che è stato un Covid party, cioè erano in 10, l'hanno preso tutti e 10, quindi ho detto mi è anche andata bene. Quindi questo modo di cercare una scappatoia, come diceva Francesca, sicuramente non è il modo adatto per affrontare quello che stiamo vivendo adesso. Anche perché poi, insomma, per colpa di pochi ne risentiamo tutti. E se proprio si vogliono fare ste cavolate, ste riunioni segrete, queste cene, almeno fatele da furbi e non sventolate i 420 sui social che voi state trasgredendo le regole, perché allora lì non ci siamo neanche proprio con la testa, oltre che con la responsabilità. Andiamo a sentire invece Marco Cecchini, a te la parola, Marco. Quale dei due? Marco Cecchino ha detto. Cecchino. Vedi che non mi stai ascoltando? No, c'è Marco Angelini. C'è. Ho detto Marco Cecchino. No. Ma non solo noi giovani, cioè noi tutti dobbiamo avere più buonsenso, dobbiamo renderci conto che la differenza grande la può fare il singolo. Tenere le distanze, mantenere la mascherina, non ci sentiamo, urliamo un po' più forte, non riusciamo a respirare, facciamo quelle cose con calma,
non è difficile, dobbiamo salutarci, non ci salutiamo con un abbraccio, ci salutiamo con il volto, con il pugnetto, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa, voglio dire, cioè, ormai sono delle cose che dovremmo avere come abitudine, cioè ci stiamo dietro da quanto, 7 mesi, e ancora ci lamentiamo di queste cose che sono frivolezze. La socializzazione non è stata bloccata per 7 mesi, c'è stata resa possibile, c'è stata resa possibile anche troppo, forse, ok, lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno, e quindi questo, cioè dobbiamo essere più consci di quello che il singolo vale per tutta la società, sì, in positivo che in negativo, perché poi se c'è un singolo che non rispetta la regola, ne ripagano tutti la conseguenza. Se ogni singolo fa la sua parte, vedrai che prima o poi questa storia probabilmente finirà. Probabilmente, perché è un probabilmente molto, molto, molto remoto, perché questa storia si sistemerà solo quando ci sarà questo famoso vaccino. E lì possiamo aprire un altro enorme capitolo. Grazie Marco. Andiamo a sentire ora Andrea Bartocco, dai. Tutti dovremmo rispettare le regole che ci vengono imposte, tutto qui, cioè non né più né meno. Una ricetta non c'è, cioè nel senso che la ricetta è una sola, cioè arrivati a questo punto, se il sistema sanitario non migliora, quindi la pressione sul sistema sanitario va o rimanendo costante o peggiorando come in queste ore, altra alternativa che un lockdown non rimane. Ripeto, poi resta il buon senso di ognuno che nel momento in cui anche si dovesse migliorare in prospettiva, per non vivere una terza ondata, chiamiamola così, o comunque per non rivivere più una situazione come quella che stiamo vivendo ora, che purtroppo dobbiamo superare, nel momento in cui le regole vengono un po', diciamo, tolte, quindi ti viene concesso di fare un po' di più, di uscire, una certa attività riapre, eccetera, il buon senso deve essere veramente applicato, cioè nel senso bisogna essere veramente consapevoli che poi lì, nel momento in cui una determinata regola viene tolta, per non ritornare in questa situazione, dobbiamo essere noi nel nostro piccolo a rispettare tutte le regole e a far sì che le regole vengano rispettate. Però ripeto, il problema di questo paese è anche che mancano i controlli e applicare delle sanzioni. Purtroppo questo è mancato completamente e ha dato via dopo l'estate, o meglio durante l'estate, già a fare un po' quello che si voleva. Dunque al momento non c'è tanto da fare, se non che, però aspetta, perché io ragiono già come uno che ha già fatto una quarantena, è uscito dalla quarantena, vive in una zona rossa, quindi ragiono già così. Per chi vive in una zona gialla o zona arancione, dunque dove ci sono un po' più di libertà, e già da oggi invece bisogna cercare di autoimporsi, non dico di autoimporsi un lockdown, però quelle situazioni come abbiamo descritto prima, dove ci si trova in 10-15 a cena a casa di uno, o via discorrendo, o l'aperitivo lo vado a fare alle 5 perché sono furbissimo, sei in realtà uno stupido, cioè c'è poco da dire, questo è. Grazie Andrea Bertocco, andiamo a sentire come la pensa invece Marco Angelini. A te Marco la parola e poi a Edoardo. Sì, si è pensato inizialmente che il virus potesse contagiare soltanto gli anziani, quando in realtà può prendere qualsiasi fascia di età, e quindi magari c'è stato qualcuno che, visto questo, ha pensato bene che il virus non potesse attaccare anche loro, quando appunto adesso sappiamo benissimo che può prendere qualsiasi fascia. Per quanto riguarda i giovani, sicuramente ci sono, non tutti i giovani, ecco, non sono stati diciamo fuori dalle regole. Io perlomeno ho visto nelle nostre città, nei nostri paesi, tanta disciplina per questo, sicuramente quasi tutti, se non tutti, con la mascherina, per cui si è sicuramente stato alle regole, ecco, non, anche perché c'è stato anche un buon senso, come diceva giustamente Bertocco, del fatto che benissimo, io potrei anche non prenderlo, comunque essere asintomatico, ma magari avere un familiare più debole che possa prenderlo e magari con situazioni più delicate di salute, da un certo dispiacere, nel senso, io perché devo fare un po' lo sciocco
per poi essere positivo, comunque infetto, e trasmettere ai miei familiari che sono in difficoltà senza motivo. Quindi sicuramente comunque c'è stato abbastanza un buon rispetto di tutti. Dopo è ovvio che c'è qualche eccezione, qualcuno che a fronte, no, della multa o delle sanzioni vuole fare l'anarchico o comunque andare contro le regole e rifarlo, diciamo, come più che altro come protesti. C'è sicuramente questa parte di persone, però io ho visto comunque sicuramente tanta disciplina, tanta regole rispettate. Questo posso dirlo, perlomeno di quello che ho visto io. Grazie Marco Angelini. E andiamo ora con Edoardo Piovanna. A te, Edoardo, la parola. Io invece mi rifaccio anche a qualcosa che aveva detto Francesca, che anche lei ha avuto esperienze nei bar e anche lei ha avuto difficoltà a far rispettare delle regole all'interno dei bar. Sicuramente con tanta gente, tante che vengono, tanti che sono in modalità divertimento, certe regole, certe attenzioni, anche se li si dice, non vanno neanche rispettate. Questo sicuramente può andare a pregiudicare quindi la salute. Sicuramente ci vuole quell'autoresponsabilità che non tutti hanno, o comunque anche di offuscare e mascherare quello che è la situazione attuale. Grazie Edoardo. Ci hanno chiesto questa piccola domanda: ma se al ristorante dai la possibilità di fare asporto, crei il modo di fare assembramento altrove? Voi che cosa ne pensate? Cosa ne pensano dunque i nostri ospiti? Andiamo con Francesca Pizziolo, dai. No, secondo me no, perché comunque allora, andare a prendere l'asporto di sicuro non crea assembramento, andarsi a prendere il cibo d'asporto. Poi, per strade, piazze, non si può stare, non si può mangiare. L'unica cosa che mi viene in mente è che ci si ritrova in tanti a casa di qualcuno, ma allora torniamo al discorso di prima, nel senso che è sbagliato a prescindere, e lo farebbero anche se non ci fosse l'asporto, perché cucinerebbero qualcosa a casa, si ritroverebbero comunque, quindi non credo incentivi l'assembramento, l'asporto al ristorante, assolutamente. E Marco Angelini? Beh, sì, sicuramente, cioè no, nel senso una qualsiasi forma di asporto può essere sicuramente formulata in modo con distanziamenti, in modo abbastanza con distanziamenti, ecco, va sicuramente il titolare o comunque il buon senso delle persone, se sono in fila all'asporto o comunque anche quando chiamo dico quando posso passare a prendere la pizza, qualsiasi altra cosa, il gestore con un buon senso dice alle 8 8, un quarto, 8 e mezzo, in modo anche da diluire le persone che vanno a prendere il cibo o quello che è. Penso che sia alla fine un buon senso, ecco. Non è che si debba creare per forza assembramento, basta utilizzare un po' un buon senso, comunque inventiva, e si riesce anche a diluire, insomma, la fila o l'assembramento per l'asporto. Andiamo con Andrea Bertocco, allora. Condivido con quanto detto, nel senso che togliere l'asporto perché si creano assembramenti, o comunque pensare che l'asporto possa comportare assembramento, secondo me è sbagliato, nel senso che potenzialmente tutto quello che viene un po' lasciato aperto può creare una sorta di assembramento, ma anche lì probabilmente saranno 4-5 persone al massimo in attesa per la loro pizza, per il loro pasto, e il gestore penso che saprà invitare le persone ad avere giusto buon senso, dunque la mascherina, un metro di distanza e non mettersi di fuori a fumare senza mascherina mentre si aspetta e si fa la chiacchiera con il vicino di casa, che però di solito non lo si vede mai e magari c'è il Covid, faccio per lui. Io penso che quella sia una situazione dove, insomma, si può benissimo convivere con queste situazioni, nel senso che mi sembra un po' esagerato. D'altronde già a marzo mi sembra molto... L'asporto forse no, la consegna a domicilio comunque fu sempre mantenuta, quindi penso che non ci siano problemi. Sì, Edoardo?
Io non penso che fare il dare la possibilità di esporto credit semplicemente altrove, considerando che non si tratta quindi di 60 persone che stanno per un'ora e mezza a tempo che fanno la cena all'interno di un locale tutti insieme con i distanziamenti o senza. Stiamo parlando di 3-4 persone che si fermano fuori dalla porta all'aperto ad aspettare quei 30, 40, quei 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti che sia pronta la pizza piuttosto che il cinese per intenderci. Poi col discorso del delivery, quindi delle persone che ti portano il cibo a casa, quindi questa situazione va ancora scremando, portando anche le persone che vanno a recuperare, ovviamente non in zona rossa perché non si può, andare a prendere il pasto, che sono veramente molto molto poche. Già la cena è anche un fattore per stare insieme, se non c'è la possibilità di stare insieme la gente non è che ci va al ristorante. Questo. Grazie Edoardo, andiamo a sentire ora che cosa ne pensi in merito a Giulia Busato. A te la parola, Giulia. Sì, anch'io concordo con tutto quello che è stato detto fino adesso. Sicuramente dare la possibilità a un locale di reinventarsi, magari anche incrementando l'asporto, non crea assolutamente la possibilità di fare insomma assembramenti. A maggior ragione del fatto che i locali sono molto attrezzati, alcuni addirittura hanno fuori, mentre le persone aspettano, i bollini per terra per dire tu stai qui, tu stai qui, tu stai qui. Quindi no. E come diceva anche Bertocco prima, se si considera il fatto che diamo la possibilità a un locale di rimanere aperto e si crea assembramento, anche tutte quelle altre cose che rimangono aperte danno la possibilità di creare assembramento, ma allora anche lì torniamo a tutti i bellissimi discorsi di prima, sta nell'intelligenza della persona. Marco Angelini? No, io non avevo già risposto. Parla Marco Angelini. No, scusate, allora. E Andrea Bertocco? Ah già, risposto, parla Marco. Okay. Manco io, Ale, manco io. Sì. Manca, non vorrei mai togliere la parola. Facciamo parlare. No, vabbè, tranquilli, ci mancherebbe altro. Allora, Roberto Terpin, penso indichi con quel altrove alla fine proprio quello che stiamo dicendo, ovvero in altri posti che possono essere sia fuori dal locale, però come ha detto Giulia ci sono i bollini o ci sono le strisce bianco-rosse, ognuno ormai ce le ha fuori dal locale, che magari nessuno li ha mai visti perché guardiamo dritto e non guardiamo mai per terra e ci guardiamo intorno, però ci sono, quindi assembramento lì non c'è. L'altro altrove che io penso sia proprio nelle case o nelle piazze, insomma all'aperto. All'aperto non si può, all'aperto non dobbiamo, ok? E uso il noi, non il voi, ok? Non dobbiamo, perché è di tutti questa responsabilità. E l'altro altrove, l'ultimo, è quello lì nelle case, che ho detto, lì sta a buon senso. Dentro le case non ci possono essere i controlli, possono essere fatti solo all'aperto. Però ragazzi, è sempre il solito discorso, se vogliamo che questa cosa finisca dobbiamo agire, se aspettiamo che faccia tutto il governo continuerà a fare quello che, che può fare, ma non riuscirà mai ad entrare dentro le nostre case, come anche giusto che sia. Purtroppo però dobbiamo avere il buon senso, solo con il buon senso riusciremo a, forse, perché bisognerà vedere, forse a riuscire a superare questa situazione. Grazie Marco. Dunque un'altra domanda che ci arriva da un nostro telespettatore, ovvero giovani e smart working. Che cosa ne pensate voi? Andiamo con Francesca Pizzolo. A te Francesca la parola. Allora, io smart working ho già iniziato a farlo da febbraio scorso, quindi appena iniziata subito l'emergenza ci hanno dato PC e tutto quello che ci serviva per poter fare smart working, e lo sto facendo tuttora, essendo che sono isolata ormai da 20 giorni. E, sicuramente sarà un po' il futuro, però bisogna vedere se il futuro, se lo smart working può essere utile o può anche creare qualche problema, nel senso che tipo a me personalmente ti dico, mi piace perché comunque sei a casa, hai i tuoi tempi, ti organizzi e puoi tranquillamente lavorare da casa, però per come sono fatta io da sola a casa, senza il contatto con i colleghi, senza la parola, il confronto, è una cosa che
non riesco a farmela piacere, ecco, anche se ci troviamo con Teams, con Google Meet, con tutte queste nuove, tutte queste app, però non è la stessa cosa. È sicuramente utile in questo momento, però che non diventi una regola. Grazie Francesca Pizziola, andiamo con Giulia Busato, a te la parola, Giulia. Allora, sicuramente il discorso dello smart working ha i suoi pro e i suoi contro, come in tutto. Non può assolutamente diventare il futuro, perché parlo anche per me, per il lavoro che faccio, c'è bisogno per forza del contatto, che sia con i clienti piuttosto che con i colleghi. Sicuramente tante aziende però gioveranno nell'utilizzo dello smart working, perché andranno ad abbassare tantissimi di quei costi fissi sulla struttura piuttosto che sulla luce, energia degli uffici, perché il proprio dipendente lavora da casa. Io non sono troppo favorevole. Ho lavorato pochissimo in smart working, per fortuna, e anche durante il periodo del lockdown ho continuato ad andare in ufficio. Ed è stata anche la mia salvezza, perché anch'io, per come sono fatta, non riuscirei mai a vivere completamente di smart working. E Andrea Bertocco? Allora, premetto che io non lavoro in smart working in quanto sono studente, però ovviamente lo smart working è entrato nella didattica a distanza, no? Quello che posso dire è che dal punto di vista lavorativo, secondo me, appunto, ci sono questi dubbi che emergono e che leggiamo anche quando si parla, appunto, di smart working sui giornali, eccetera. Quindi tutto il fatto anche del contratto del lavoratore, dei diritti e anche poi l'aspetto personale, cioè avere il contatto fisico con un collega è ben diverso dal lavorare da casa. Quindi da un lato c'è la comodità, dall'altro ci sono tutta una serie di punti negativi o comunque da affrontare, che non è da poco. E secondo me, quindi, post pandemia, dal punto di vista lavorativo, non bisognerà dire ok, lo smart working è una figata, facciamo tutto in smart working, continuiamo così. Bisognerà, secondo me, continuare ad usarlo, perché comunque sarà comodo, no, per certe cose, però allo stesso tempo cercare di capire come usarlo. Ovviamente l'utilizzo durante un'emergenza, dal mio punto di vista, è una cosa, l'utilizzo in una situazione post-pandemica normale è un'altra cosa, cioè deve essere diverso. Da questo punto di vista, invece, parlo poi invece per quello che riguarda uno studente universitario. Io spero invece che la didattica a distanza sia, diciamo, offerta magari per permettere a tanti studenti che non riescono a passare i test d'ingresso di poter frequentare dei corsi, ok? Penso anche e spero venga mantenuta come infrastruttura digitale per permettere allo studente di poter rivedere un corso, di poter rivedere certe sessioni, certi insegnamenti, certi laboratori, ma la didattica tradizionale in presenza, con lo scambio di idee, ma anche il contatto fisico, che appunto è l'esperienza universitaria, e i laboratori che vengono fatti dal punto di vista pratico, soprattutto alle magistrali come quelle che sto frequentando io, devono rimanere in presenza. Cioè non dobbiamo virare, secondo me, verso un diciamo smart working totale o didattica a distanza totale. Sarebbe, secondo me, un grave errore. Se è per potenziare un sistema che già c'è, bene, ma manteniamo quelli che sono anche certi canoni di contatto, di esperienza, anche perché sennò si perde proprio quello che può essere il valore aggiunto, altrimenti si fa il corso online e si risolve, ma così non è. Grazie Andrea, andiamo con Edoardo ora. Per lo smart working io sono sempre stato molto, non dico pro, però ho sempre avuto un buon occhio per lo smart working e sono sicuro che comunque sarà un modo che tanti continueranno ad utilizzare, ovviamente conforme al lavoro che faranno. Per quanto mi riguarda, a livello mio personale, non riuscirò mai a fare smart working, perché io che lavoro al bar o nei ristoranti, faccio fatica a mettere un robottino là e io che lavoro e io che lo gestisco, cosa abbastanza complicata. E per questo però mi rendo conto che anche lo spostamento studio casa, studio, studio, casa, comporta anche del tempo che per tanti potrebbe essere prezioso. Magari noi che siamo giovani è un tempo che spendiamo volentieri per andare a vedere i colleghi. Nel momento in cui si ha responsabilità, famiglia o cose
altre, quei 30 minuti, a volte 20, a volte 5, a volte anche un'ora di tempo che si passa per arrivare al lavoro e ritorno, è tutto terminato stando a casa, ovviamente conforme alla vita. Che si utilizzerà quindi lo smart working sicuramente, che si continuerà a utilizzare, certo, e che sarà sempre più, ci saranno sempre più persone che lo utilizzeranno anche, conforme ovviamente al lavoro. A proposito di smart working, è arrivata ora una domanda da Nicola Facci, un nostro telespettatore. Che cosa ne pensate dello smart working in alternanza, ad esempio fare 3 giorni in ufficio e 2 a casa? Rispondo per primo Giulia, a te la parola Giulia. Beh, sì, può essere sicuramente una valida alternativa, una valida idea. E è da valutare, perché non tutte le ditte sono attrezzate, questo mi sono dimenticata di dirlo prima, e tanti titolari di aziende, di ditte che io lavoro da un commercialista, quindi ho provato sia dalla parte del lavoratore sia come tra virgolette consiglio, no? Tanti non sono abituati ad usarlo, per tantissimi è una cosa nuova. E poi c'è ancora la concezione del datore di lavoro un po' vecchio stampo: chi sta a casa non fa niente, chi sta a casa non produce, non lavora. Quindi c'è anche un attimino, secondo me, quella cosa da un attimo visionare e fare un attimo, ecco, un punto della situazione. Sicuramente è una valida alternativa da provare, dipende da che realtà la si circoscrive, ecco. Grazie Giulia, andiamo ora con Francesca Pizziolo. Io prima di questo isolamento facevo appunto così, facevo 3 giorni a lavoro e 2 in smart working alternato, quindi lunedì lavoro, martedì smart working, eccetera, e mi trovavo bene, perché comunque avevo la possibilità di stare in ufficio, fare le cose che dovevo fare in ufficio e parlare con i vari colleghi, fare dei meeting in presenza, e poi avevo 2 giornate in cui stavo a casa e lavoravo comunque. Devo ringraziare la mia azienda, perché comunque è un'azienda super organizzata, che quindi mi ha dato tutto per poter lavorare da casa, e questa potrebbe essere una soluzione, ecco, fare alternato sì. Andrea Bertocco? Condivido anch'io, penso che può essere una soluzione che si potrà adottare, cioè in una situazione normale dove si dà magari il diritto anche al lavoratore di dire ok, posso adottare lo smart working, o anche il diritto all'azienda di dire tu devi stare in smart working un determinato numero di giorni, e ovviamente con l'organizzazione che ci sta dietro, quindi tutta una serie di cose che andranno capite meglio. Sicuramente questa esperienza che si sta facendo ora forzata porterà a comprendere quale può essere il modo migliore, sia dal punto di vista dell'impresa, dell'azienda, dell'imprenditore, sia dal punto di vista del lavoratore che poi deve lavorare in questa modalità. Ci sta insomma di mixare le due cose. Grazie Andrea, andiamo ora a sentire Marco Angelini. Sì, allora io volevo agganciarmi a quello che ha detto Bertocco, perché non sono appunto lavoratore, non lavoro in un ufficio, ma studente come lui di magistrale. Concordo col fatto che sicuramente il collegamento, diciamo, online, quindi non ufficialmente smart working, è comunque comodo per persone magari come me, che fino a Venezia ci bisogna svegliarsi presto, fare un sacco di strada, la strada a piedi, per cui è sicuramente un'offerta, diciamo, vantaggiosa. Però in alcune università come la mia, dove c'è un lavoro anche di laboratorio, quindi magari anche con lavoro di gruppo, o comunque lavoro in cui si interagisce con l'insegnante, viene sicuramente leso, per cui i laboratori sono garantiti in presenza e devono rimanere tale, perché appunto si può creare anche insieme una discussione critica. Quindi è giusto riuscire a mantenere tutti e due gli aspetti, sia quello, diciamo, online, quindi magari parlando di università, il corso teorico, ma quando si parla di interazione e laboratori, sicuramente la presenza fisica, l'interazione costruttiva, sicuramente deve essere fatta in presenza. Quindi riuscire ad alternare le due cose sicuramente è l'opzione migliore. Grazie Marco. E andiamo con Marco Cicchin. A te la parola Marco. Allora, guarda Alessandro, ogni lavoro è a sé.
come ha detto Edoardo, è impossibile che il cameriere lavori in smart working, anche perché il robot sarebbe autonomo, quindi non servirebbe neanche avere la persona che poi lo comanda. Ci sono altri lavori invece che, per esempio, è giusto farli in alternanza, e ci sono altri lavori che si potrebbero fare addirittura proprio da casa in smart working, come può avvenire non solo da quando c'è stato il lockdown, ma anche da prima. Io personalmente ho lavorato in smart working nel periodo marzo-aprile, perché qui ovviamente in Lombardia era tutto chiuso, ma come nel resto d'Italia, abbiamo continuato fino a maggio. Abbiamo riniziato ad andare al lavoro verso giugno e ora ci ritroviamo nella stessa situazione. Purtroppo, come ha anche anticipato Giulia, non è una cosa vista sempre bene, perché comunque ci può essere uno stampo vecchio. E cosa succede in questi casi? Che la nostra generazione, non dico sia nata con il computer, con i tablet in mano come quella che sta nascendo ora, ma è sicuramente formata da un punto di vista informatico molto più di quella che c'era in precedenza. Cosa succede? Che allora quella che c'era in precedenza non riesce ad utilizzare il computer in un certo modo e in altre maniere, e si trova in difficoltà. La stessa difficoltà pensa e crede che sia anche nei giovani. Ora si tratta tutto anche di avere un sistema gestionale che funzioni, ovvero se una persona lavora, il datore di lavoro ci mette un attimo a controllare se questo effettivamente ha prodotto qualcosa o meno. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto Nicola Facci, che conosco bene, è un bravissimo ragazzo, e praticamente lui ha chiesto di fare queste alternanze, correttissimo, correttissimo, perché comunque il rapporto sociale ci deve continuamente essere, siamo persone, siamo umani e abbiamo bisogno di essere socievoli. Tra l'altro è necessario che le aziende facciano degli investimenti per permettere di avere soprattutto una linea internet che vada veloce, e su questo molte aziende ci stanno lavorando, e soprattutto per fornire dei PC portatili, chi ce li ha già a casa o chi invece non ce li ha, che in modo tale che tutti possano avere la stessa possibilità. Grazie Marco, e proprio ancora Nicola Facci ci chiedeva appunto, non pensate che certe società dovrebbero fare investimenti in merito, ad esempio fornendo PC portatili anziché fissi? Marco ha già risposto, quindi diamo la parola a Marco Angelini. Beh, sicuramente se parliamo di società, parliamo magari di governo, che dovrebbe dare sicuramente qualche incentivo per l'acquisto magari di computer o quanto serva per poter aiutare i ragazzi con lo studio, o comunque anche le persone con il lavoro da casa. Se come è stato detto, le scuole, diciamo, continuano in un lavoro, diciamo, di non presenza, quindi a didattica a distanza dalla terza media in su, alcune famiglie che magari non possono permettersi un computer o comunque una linea abbastanza efficiente dovrebbe sicuramente, visto che il diritto allo studio dovrebbe essere garantito, parliamo di studio per il momento, dovrebbe sicuramente incentivare e aiutare questo genere di persone, quindi sicuramente sì. Grazie Marco, allora andiamo con Francesca Pizziolo. A te Francesca. Sì, concordo. Allora, a livello di società e a livello di aziende ci sta, nel senso che, vabbè, io sono fortunata perché la mia azienda è grande e organizzata, quindi non ha avuto problemi a darci tutto lo corrente. Chiaro che ci sono magari aziendine più piccole e medie imprese che non riescono a dare tutto il necessario a chi deve lavorare da casa, quindi appunto dallo Stato, da Roma dovrebbero arrivare dei fondi con cui cercare di dare la possibilità anche a queste piccole e medie imprese di dare lo smart working ai propri dipendenti. Grazie Francesca. Sì, Francesca, andiamo con Giulia. Beh, allora sicuramente fornendo PC e tutti gli strumenti utili per lavorare da casa può essere la soluzione. Ovviamente ci sono ditte che in questo momento stanno soffrendo e pensare di investire, come è stato detto, dei soldi per queste cose, soprattutto per persone che hanno, riprendo prima, la mentalità vecchia o comunque vecchio stampo, che lavorare da casa non lavori, è ancora più difficile. Quindi sì, dovrebbero essere degli incentivi per l'acquisto di questi strumenti.
Per quanto riguarda invece la didattica da scuola, probabilmente al tempo quando si pensava degli investimenti su verso la tirolina frecciatina, sui banchi a rotelle, si potevano pensare di utilizzare i soldi destinati a questo per l'acquisto di tablet, per andare in aiuto, e anche PC, per andare in aiuto alle famiglie che di fatto sono in difficoltà, perché anche da noi siamo state a casa quella settimana e la mamma di famiglia che doveva lavorare aveva bisogno del computer con tre figli, capite bene che era un po' un casino, e se il padre non ha portato a casa il computer da lavoro nessuno riusciva a fare niente, quindi anche lì era un po' magari da rivedere la situazione. Quindi al di là delle aziende anche il discorso scuola e istruzione, perché adesso di fatto aver acquistato i banchi a rotelle per le scuole che adesso sono chiuse perché la didattica è quasi al 100% da casa, sono investimenti che potevano essere fatti in maniera diversa. Grazie Giulia, andiamo con Edoardo. Sicuramente l'investimento di PC portatili per lavoro di smart working, per quelle ditte che decidono di affrontare questa tipologia di lavoro, per le persone che vogliono decidere di lavorare in questa maniera, sono essenziali. Arrivare a non avere addirittura un computer in casa per lavorare, e studiare, come diceva Giulia, potrebbe effettivamente essere un problema, come potevano esserci anche stati degli investimenti molto differenti da quelli che sono stati fatti tipo dei banchi a rotelle. Però diciamo che il portare sicuramente dei computer all'interno delle case per smart working agevolerà sicuramente loro. Qua. Grazie Edoardo. Ed ora andiamo con... Andrea Bertocco. Andrea Bertocco, allora, sì. Allora per la domanda di Facci, sì, per carità, le aziende si organizzeranno in modo diverso per quanto riguarda l'investimento, quindi il computer portatile anziché il computer fisso, però comunque anche lì un'organizzazione che deriva da quello che può essere appunto il post pandemia, quindi capire che questa situazione può essere diciamo più efficace e più efficiente come gestione con il computer portatile rispetto al fisso. Poi per la scuola il discorso è questo, che in effetti noi ora vediamo delle difficoltà già nelle nostre regioni, che sono le regioni più ricche, dove le famiglie comunque riescono a diciamo sostenere la situazione, seppur con delle difficoltà, tutto sommato si riesce ad avere un livello base per tutti, e quindi dal tablet alla possibilità di connettersi e di seguire da casa nel momento in cui c'è la didattica a distanza. Dobbiamo pensare che ci sono delle situazioni molto più degradate dal punto di vista sociale, molto più difficili, di povertà, dove la differenza tra chi può permettersi il computer o un tot di computer in casa e chi non ha nemmeno un tablet di base per poter seguire la lezione c'è come, e quindi tra l'altro è veramente molto difficile. E lì effettivamente i soldi non mancano, ok? Quindi al di là che si vogliono spendere in un modo o nell'altro, senza entrare nemmeno nel merito del banco nuovo o del banco in un certo modo e via discorrendo, i soldi non mancano, ci sono tanti fondi che sono stanziati e non vengono spesi, e da questo punto di vista in una situazione dove tu comunque devi dare una priorità assoluta alla didattica, alla scuola, alla cultura, devi effettivamente prevedere di spendere e di spendere bene per aiutare quelle famiglie che non hanno la possibilità di comprare tot tablet, tot computer per far seguire ai propri figli la didattica. Speriamo si faccia il più presto possibile. Anche qui troppo spesso ci sono azioni locali che vengono intraprese e che sono da lodare, però purtroppo non si può sempre fare affidamento sull'istituzione locale, nel senso che se un'istituzione locale può permetterselo e ha la capacità, il buon senso e la visione di farlo, lo fa e ben venga. Però se hai la fortuna di vivere in un determinato territorio, una determinata città che ha un buon amministratore o che ha la capacità dal punto di vista economico, ti va bene. Se invece sei da un'altra parte, magari ti va male e non hai nessun tipo di aiuto e
intanto la pandemia c'è, la difficoltà c'è. Tutto qui. Grazie. Ultima domanda, intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito fino alle 11.01 ora attuale qui a Bassano del Grappa, non so dalle altre parti. Dunque, ultima domanda, siete preoccupati più dell'andamento dei contagi o soprattutto dei morti, oppure delle conseguenze economiche e sociali anche di lungo periodo che tutto questo lascerà nel nostro continente ed anche nel nostro paese? Andiamo con Giulia Pizzolo per prima. Pizzolo, scusa. Giulia hai fatto un parlate entrambi. Ormai insieme. Francesca siamo scusatemi, Axe tra Basile e Galtavilla. Mi sa che dopo una certa ora no dai, parte gli scherzi, Francesca Pizziola, dai. Allora, sicuramente diciamo che allora il virus colpisce in modo grave soprattutto le persone che sono già deboli fisicamente o che comunque hanno superato una certa età, e quindi noi dobbiamo assolutamente preservarle e dobbiamo fare in modo che non ci sia più la mortalità di marzo-aprile, perché io mi ricordo ancora le varie immagini di quel periodo, era veramente una cosa tragica. Però, ragazzi, la situazione economica è disastrosa, soprattutto per determinati settori. Uno, per esempio, ne cito uno, ma tutti, potrei citarli tutti, ne cito uno che è quello dell'intrattenimento e del mondo dello spettacolo. Ci sono discoteche, per esempio, chiuse da febbraio, che non hanno neanche mai ricevuto a parte i 600 euro iniziali, poi non hanno più ricevuto niente e stanno aspettando adesso con questo nuovo decreto ristori di vedere cosa arriverà, ma di sicuro non arriverà quello che loro si aspettano per poter mantenere l'affitto, per poter mantenere tutti i dipendenti che avevano prima. E ricordiamoci che all'interno di una discoteca non è solo il gestore, ma ci sono baristi, fotografi, DJ, impianti luci, quelli che cucinano, quindi veramente c'è un mondo assurdo dietro, e questo sicuramente non è un bellissimo periodo, ma per nessun settore. Quindi bisogna sì pensare a chiudere e a preservare, però nel momento in cui chiudi devi anche dare qualcosa per poter vivere. Ci sono intere famiglie dietro questi settori, quindi assolutamente la crisi economica si farà purtroppo sentire, bisogna aiutare le persone. Grazie, questa era Francesca Pizziolo, mi correggo, e ad ora andiamo a sentire Giulia Busatto. Allora, il famoso emblema della salvaguardia della salute piuttosto che dell'economia. È ovvio, come diceva Francesca, di salvaguardare e preservare tutte quelle persone che sono le più fragili e che verranno e che vengono colpite in maniera più pesante da questo tipo di virus. Le conseguenze economiche ci sono già e non potranno che peggiorare. Tantissimi hanno perso il lavoro, tantissimi lavoratori dipendenti, tantissime attività hanno chiuso, come diceva prima Francesca il discorso delle discoteche, comunque in generale tutto il mondo dello spettacolo. A mio avviso è mancata una lungimiranza per far fronte a questa seconda ondata e alle conseguenze sociali, quindi le tensioni sociali che ne derivano, ed economiche. Una mancanza, secondo me, di organizzazione, comunque di progetto, che sta decretando la morte di una caterba di attività e di tutti coloro che producono e che sono effettivamente i pilastri del nostro paese. E ho sentito tante persone che mi hanno risposto che parlando mi dicevano: moriranno tante attività, ma se ne creeranno altre di nuove per far fronte ai nuovi bisogni. Per me questa è stata una frase sconcertante, cioè ho detto: come moriranno tante attività? Purtroppo il peso di quello che sarà la ripartenza, la seconda ripartenza e della crisi economica sarà inevitabilmente su noi giovani,
e quindi tutte le conseguenze che ne derivano. Mi spaventa un sacco, sono sincera, al di là dell'ambito lavorativo, e staremo a vedere, aspettiamo. Cosa c'è da dire? Grazie Giulia per questo tuo contributo. Andiamo con Marco Cecchin. Allora Ale, io sono stato sempre un tipo molto ottimista, devo dire la verità, e anche in queste situazioni qui siamo rasenti al fondo, ok? Abbiamo già forse toccato il fondo, ma non nascondo che ci potremo ritornare in poco tempo. Questa situazione è una situazione di emergenza. Quando si tocca il fondo, più giù del fondo non si va. Dobbiamo solo parlarne, dobbiamo solo capire, dobbiamo solo comprendere quello che è stato per evitare che ci sia in futuro. Giulia ha detto di queste aziende che moriranno, se non sono già morte purtroppo. Io spero però che le aziende non moriranno, ma si ricorderanno di questo periodo e ripartiranno più forti di prima. Ripartiranno come? Con una mentalità diversa, con una sorta di tecnologia più avanzata, con una organizzazione più avanzata, cambiando un po' quello che era il modo di fare solito, perché ripeto, c'è stato il Covid quest'anno, c'è stato tante altre carestie, epidemie, pandemie in precedenza, e sicuramente non sarà l'ultima. Le aziende devono prepararsi, devono essere pronte anche per il futuro e non rincorrere il futuro, ma essere il futuro. Non è semplice, servono risorse non solo economiche ma anche di personale, e in questo periodo in cui le persone perdono il lavoro come non ci fosse un domani, sarà difficile, ma ripeto, se lo vogliamo possiamo. Volere è potere. Grazie Marco per questa tua... per questo tuo pensiero. Andiamo con Andrea Bartocco. A te Andrea. Allora, se mi fa più paura la situazione attuale dal punto di vista sanitario oppure quella futura economica? Allora, uno potrebbe dire, beh, sono giovane, le probabilità che io effettivamente vada in terapia intensiva o io muoia sono molto basse rispetto a qualcuno che invece è molto più anziano di me. Però qui si torna sempre, no, al trade-off tra salute, sanità, pressione sul sistema sanitario e tutto quello che invece ruota attorno all'economia e anche al benessere poi psicofisico di un soggetto. Il discorso è questo, che noi dobbiamo cercare di non pensare come singoli e quindi no farci prendere da quello che è il nostro sentimento in un determinato momento, ok? E dobbiamo cercare di pensare come società, quindi dobbiamo cercare di capire che tutto quello che andiamo a fare, dall'aiuto economico al chiudere, a rispettare una regola, purtroppo in una situazione come questa deve essere fatto in ottica proprio di unità, cioè devo pensare alla società. Io posso dire che in generale al momento purtroppo siamo in una situazione dove non possiamo tanto rispettare questo trade-off e avvantaggiare l'economia. Penso che si andrà sempre di più nei prossimi giorni, se questi numeri continueranno a crescere, verso una situazione di massima tutela per quanto riguarda il sistema sanitario, perché giustamente noi diciamo il Covid, ma il problema è che stiamo andando a chiudere tutti i reparti che poi devono curare delle persone che non hanno solo il Covid e hanno altre patologie o richiedono altri tipi di interventi. Se noi non riusciamo a garantire delle cure a determinate persone con determinate malattie, rischiamo di creare dei morti o comunque dei disagi a chi magari non ha il Covid, ma a causa della pandemia non può avere un servizio offerto da questo punto di vista. Quindi secondo me l'ideale sarebbe già iniziare a pensare proprio con la nostra testa come cittadini a quella che sarà la fase immediatamente successiva, che ci sarà, cioè al di là di un lockdown, per quanto duro sarà, ci sarà una fase successiva che sarà simile a quella di maggio, giugno, speriamo il più presto possibile, dove appunto c'è una situazione più tranquilla. Noi lì dobbiamo essere bravi a convivere con il virus. Degli esempi positivi nel mondo ci sono l'Australia, che è il più vicino a noi come mentalità, forse sono il Sud Corea, che sicuramente non è il più vicino a noi in rispetto alla mentalità, rispetto alle regole e all'implementazione delle tecnologie per combattere il coronavirus, però dobbiamo cercare di avere la mentalità e andare avanti nel tempo e dire, nel momento in cui torneremo in una situazione controllabile,
Stato, istituzioni, regioni, medici, cittadini, ogni singolo cittadino deve mettersi in testa che ci sarà una serie di regole da rispettare fino a che non si inizia in modo definitivo, molto ferre. Io spero questo. Nel fare questo, quindi, conviveremo col virus e da un punto di vista economico ci sapremo riprendere. L'ultimo commento che faccio dal punto di vista economico è questo. Sicuramente la crisi è una crisi strana, nel senso che dal punto di vista strettamente economico tanti si aspettano il rimbalzo, quindi nel momento in cui possiamo tornare a spendere, a consumare, a vivere, ci si aspetta un rimbalzo tale per cui si torna molto velocemente ai livelli pre-crisi. Un po' questo è avvenuto nel trimestre, diciamo, che ha visto l'estate di mezzo, nel terzo trimestre, e un po' è avvenuto. Quindi questo sicuramente può avvenire. Sicuramente non per tutti, ci sono delle categorie che sono e che saranno colpite in modo veramente devastante. Anche lì mi permetto di dire, come ho detto prima, che purtroppo andare a tutelare l'attività a tutti i costi, al 100%, cioè volerla mantenere per forza attiva, secondo me è sbagliato. È sbagliato perché ci sarà chi avrà voglia di mettersi in gioco e di offrire un servizio migliore. Esempio eclatante, ricordiamoci l'estate, e poi chiudo, quando si parlava di mettere i lettini un po' più distanziati, no? E tutti erano già in crisi. Come farò, non riuscirò a starci dentro con i costi, l'igienizzazione, il fatto che dovrò distanziarmi un po' di più nelle spiagge, come farò? Alla fine ce l'hanno fatta. Ma a parte questo, l'atteggiamento dello Stato, che io non condivido, è quello di dire: se non ce la farai, ti pagherò io tutto. No, io ti darò la dignità, ti coprirò, e se andrai in una situazione di difficoltà ti darò una mano, perché la dignità è la cosa più importante. Ma se qualcuno domani sarà più in grado di te di offrire un servizio e riuscirà a starci dentro, sarà per la sua bravura e dal punto di vista imprenditoriale dovrò tutelare quella. Faccio l'esempio delle spiagge, perché le spiagge sono quelle che sono una sorta di casta, no? C'ho la mia licenza e nessuno me la toglie più. Non importa quale prezzo metto, non importa quale servizio io offro. Quindi da questo punto di vista la crisi farà vittime, sicuramente bisognerà mettere sul piatto soldi per creare nuove opportunità e per tutelare la dignità delle persone che si troveranno in una certa situazione di povertà. Allo stesso tempo dobbiamo dare anche cercare di incentivare, cosa che in Italia non è spesso, le nuove imprenditorialità. Se qualcuno riesce a creare qualcosa di meglio, ha voglia di migliore e ha voglia di mettersi in gioco, io devo incentivarlo al massimo. Allo stesso tempo tutelando chi purtroppo il lavoro lo andrà a perdere, o anzi l'ha già perso. Questo assolutamente sì. Però cercare di tutelare l'attività al 100%, secondo me, è sbagliato. Altro esempio: i taxisti. C'è Uber funziona meglio? Mi dispiace, cioè dovrai cambiare, i tempi cambiano, le attività cambiano, i servizi cambiano, le richieste, le domande cambiano. Non posso tutelarti al 100%, magari posso fare un periodo graduale, ma a un certo punto nel tempo dovrò dire: Uber entra nel mercato, arrangiati. Uber riesce a sbarrare la concorrenza, darà posti di lavoro a chi si organizzerà in modo diverso. E te lo dico perché l'ho sperimentato, per esempio, quando sono stato in Erasmus, quando ho preso un Uber che costava pochissimo, ma è un servizio perfetto, impeccabile e sicuro. Perché negli altri paesi certe cose si riescono a fare, e qui invece bisogna tutelare, ci deve sempre essere papà Stato che dà sempre al 100% e copre tutti al 100%. Ecco, chiudo così, insomma. Grazie Andrea, andiamo ed è arrivato purtroppo il tempo dei saluti, a voi la parola a tutti, prima Francesca Pizziola, dai. Ti ringrazio Ale per l'invito, sono sempre molto interessanti queste serate, e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ringrazio tutti i ragazzi che sono qua presenti e saluto tutti gli arbitri, dato che siamo in tanti qui, arbitri ed ex arbitri di tutte le sezioni, così non facciamo torto a nessuno. Grazie Francesca, andiamo con Giulia Busatto per i saluti. Giulia, manchi solo tu. Grazie a te. Però è in questa schermata. Beh, ma guarda, mi mancherebbe come cosa, l'aggiungo le cose da fare. Ma di calcio non so quando andremo d'accordo allora. Scusate. No, dai, grazie Alessandro dell'invito, della serata. Sicuramente molto interessante, mi ha fatto un sacco piacere. Era la prima volta e mi è... Veramente grazie. Saluti invece di Andrea Bartocco, a te Andrea per i saluti.
Ale, ti ringrazio come sempre di avermi invitato e ringrazio tutti e spero insomma che sia stato interessante per chi ci ha seguito e alla prossima insomma speriamo il prima possibile. Grazie a tutti. Saluti a Marco Angelini. Sì, volevo ringraziare Alessandra e tutti gli altri che ho avuto il piacere di conoscere anche in presenza. E a proposito di arbitri, qua proprio nella mia libreria ho ancora il regolamento, nonostante sia un ex arbitro, però è sempre con me, perché alla fine l'arbitro non ti abbandona mai, no? Sempre presente il regolamento. Sempre presente per essere il regolamento. Esatto. No, comunque anche questo è un modo sicuramente di crescita o comunque di conoscere un sacco di persone. Comunque ecco, ringrazio tutti e buona serata. Andiamo con Marco Cecchin per i saluti. Allora, innanzitutto di nuovo ti ringrazio Ale personalmente per l'invito, è sempre bello partecipare, ringrazio tutti gli altri partecipanti, mi sono sentito anche onorato veramente di essere incluso in quella che è un po' la vita politica del territorio veneto e do un grosso in bocca al lupo a tutti quanti, anche ai nostri telespettatori, chi ci ha seguito fino ad ora sicuramente è giovane dentro. E niente, io ragazzi vi dico solo, siamo giovani, abbiamo il mondo davanti, il mondo sarà nostro, parlo anche come consulente ambientale, ragazzi comportiamoci bene, abbiamo una forza che non abbiamo idea. In bocca al lupo! Saluti ora per Edoardo Piovan, a te Edoardo. Ale, ringrazio te, ringrazio anche tutti i partecipanti e quelli che ci stanno seguendo. Per questo paio d'ore passate insieme alla fine a raccontarci le nostre idee e ci vediamo presto. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori, tutti i nostri ospiti, ovvero Francesca Pizziolo, assessore allo sport, comunicazione e politiche giovanili del comune di Trebaseleghe, Giulia Busatto, consigliere comunale di Altavilla Vicentina, Andrea Bertocco, laureato in economia e studente di finanza quantitativa a Torino, Marco Cecchin, consulente ambientale, e Edoardo Piovan, e Daniele Parati e Marco Angelini. Da Alessandro Carraro con A tu è davvero tutto, arrivederci a domenica prossima con un'altra bella puntata. Ciao!